Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con lo speciale Biancorosso, tutto pronto per Rotonda a Bari, questa penultima giornata di campionato di Serie D per il girone di andata. E siamo anche pronti noi qui in studio, guarderemo la partita insieme all'ex giocatore biancorosso Gege Gerson, benvenuto. Grazie, grazie mille, buonasera a tutti. Sono molto contenta di averti qui, Sono Gege, oggi. emozionato pure io, un piacere enorme. Bello, dopo commentare il Bari è sempre bello. È sempre bello, ha sempre la sua emozione, anche perché insomma, capolista sta volando a 9 punti dalla seconda. Avremo modo ovviamente di chiacchierare. Do subito il benvenuto a Daniele Buon Condotta, pomeriggio. YouTuber più famoso Di casa, del condominio di d'Italia. casa mia? No, 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 ma no, che? no, no. Quante visualizzazioni hai di solito? Quelle dei Quanti parenti, con quelle dei follower? parenti arrivo a 100.000, dai, con quelle dei parenti. Eh beh, qualcosina, Loro dai, sono. qualcosina. Gege, devi sapere che Daniele si occupa di problemi di coppia, ecco, e quindi Caspita. cerca di dire la sua su quelli che sono i problemi di tutti i giorni, Posso dire che ecco. l'ho trovato ogni tanto nella partitella, questo non lo sapevo. Buon sapere. Abbiamo giocato molto spesso. Chi ha vinto? Sempre lui, sempre lui. Allora, tra pochissimo ci collegheremo con Cristian Siciliani perché sarà come sempre lui la nostra voce, la cronaca affidata a lui di Rotonda, Bari. Sapete dove si trova Rotonda? Ecco, Dovrebbe essere a confine con la Calabria, se non mi sbaglio, giusto? Vicino a Roseto Capospulico. bravo, perché te Eh l'avevo detto prima. sì, no, infatti. Vabbè, però non dire tutto di retroscena. È una piccola Caspita. cittadina nel cuore del Parco del Pollino, quindi diciamo che bene o male la vista intorno allo stadio avrà il suo perché, almeno quello, Cristian Gege. Siciliani sta bene. Sicuramente, sicuramente. Infatti, penso che per andare in Serie A, piano pianino, bisogna anche giocare in campo così. La Sì. camminata è lunga, sappiamo. Ci si fa le ossa, insomma, Senz'altro. soprattutto i muscoli, parlo dei più Molto, piccoli. molto, molto, molto. Dopo contro il Bari tutti vogliono vincere, vogliono mettersi la tutta e sappiamo com'è la cosa. Senti, Gio, stai avvertendo un po' di euforia intorno a questa squadra, in questa città? Cioè, la città, la gente, sappiamo che il Bari è un l'acquolina in bocca a tutti, no? Sappiamo che questi colori, si dispiace veramente che il Bari sta in questa serie, comunque. Adesso dobbiamo salire, piano piano saliamo. Noi non vediamo l'ora di vedere le immagini di Rotonda, vedere soprattutto quella che è l'atmosfera che si respira lì, per l'unica, prima e ultima trasferta, lucana per i biancorossi. I biancorossi che oggi finalmente rivedranno in campo il loro capitano Ciccio Brienza, Oh, la finalmente grande, sta bene e quindi finalmente. rientra in campo. È tra i titolari, ma la rosa la conosceremo, tra pochissimo. Intanto andiamo ad ascoltare le parole di mister Cornacchini in conferenza stampa ieri prima della partenza verso Rotonda. Rotonda, dobbiamo andare a fare la partita con la testa giusta, con l'intensità giusta, con la voglia giusta. Quando tu arrivi a questo punto del campionato, soprattutto in questo periodo, no, che ci sono le feste adesso più avanti, sono delle partite pericolose, sia queste che quando torni dalle feste. Quindi dobbiamo essere molto, molto attenti e concentrati, secondo me. Adesso è un giocatore che ha struttura fisica, è un giocatore che di testa ti dà una grossa mano. E che se hai un giocatore con le caratteristiche sue devi giocare molto dentro l'area di rigore avversaria. Quindi se saremo sempre nell'area avversaria loro è un giocatore che ti può servire. Nel momento che ci sei di meno può servire di meno, ma sono giocatori importanti come tutti gli altri, quindi è da valutare durante la partita. Io sono, ripeto, sono realista. Ho visto mandare via allenatori che erano primi in classifica, ho visto allenatori che sono rimasti anche se hanno perso 20 partite di seguito, quindi non c'è una regola ben precisa. Sono sempre molto sereno e molto a posto con la mia coscienza perché cerco di dare tutto quello che posso dare e cerco di farlo bene, con impegno e con tanta volontà e passione. Poi se vengono risultati meglio, se non vengono che devo fare? Non posso farci niente. L'importante è che fai tutto quello che devi fare, insomma, se riesci a fare questo, se sei a posto con la tua coscienza, io dico che non ci sono problemi assolutamente. Beh, i risultati a quanto pare stanno arrivando per mister Cornacchini, un Bari che oggi vede Brienza, lo abbiamo detto, ma un Bari che ha anche dimostrato che, anche senza la forza del suo capitano, che ovviamente era sempre presente anche sugli spalti, riesce ad ottenere i giusti risultati, Gege.
Guarda, io vedendo il Bari vedo il mister, nelle sue parole, un mister molto sereno, molto con la mentalità giusta. I giocatori devono avere questo, deve passare veramente questo, la fame di chi possono fare bene. In ogni partita è una guerra, ma una guerra sana, perché il Bari, tutti quando vogliono giocare contro il Bari vogliono esporsi, vogliono fare di più. E quindi bisogna avere sempre la mentalità giusta per vincere le partite. Un po' come Daniele Condotta quando gioca con te, vuole fare il di Di più, no? più, ma con Sempre di più. scarsissimi risultati. No. Daniele, ti piace il Oh, calcio? da morire, il mio sport preferito, quindi lo Senti, faccio con scarsi risultati, però diciamo, lo seguo in che ruolo tantissimo. ti piace Io giocare? gioco alla destra. Ah, Sì, ok, mi piace quindi. correre, mi piace svariare sulla fascia. E gol, quanti gol più o meno, dai. Pochissimi, più assist che gol, però mi piace correre. Però vedi che gli assist sono Ah, importanti, sì. che sono quasi quanto Contano. un gol, Contano gli contano quasi assist, quanto sì. un gol, è vero. E allora ci siamo, lo vedo pronto, non dovrebbe fare troppo freddo per sua fortuna. Allora colleghiamoci con Cristian Siciliani, diretta da Castrovillari. Siciliani, non puoi vedere Rotonda oggi? No, allora aspettiamo ancora qualche istante. Tra pochissimo sentiremo anche le dichiarazioni di Matera, che è un altro dei veterani, insomma, c'è un bel mix, lo abbiamo sempre detto in questo Bari, tra giovani Giovane. leve e poi veterani, insomma, quelli che hanno una certa esperienza. C'è chi si è messo in gioco, Brienza, Di Cesare, anche lo stesso Bolzoni, si sono rimessi in gioco, no? Hanno deciso di affrontare la Serie D nonostante le qualità, nonostante potessero andare in altre piazze. Poi giocare in una piazza come Bari, tutti vogliono giocare, anche in Serie D, figuriamoci in Serie A per arrivare. Quindi ho avuto diciamo questo assaggio meraviglioso di giocare in questa città. Tu hai detto due giocatori che senz'altro devono andare ancora di più, tanto Brienza come Di Cesare, che conoscono già la piazza, conoscono Bari, e quindi di passare sempre la cosa positiva per questi giocatori che non sanno cos'è Bari. E poi questa tifoseria, la gente. Cioè, è tutto sta seguendo il verso giusto. Bari ti fa un po' innamorare, succede, ti è successo? Anche Senz'altro. perché tu poi hai deciso di vivere qui, Di stare quindi. qua. Bari per me, quando parlo di Bari, è una cosa sempre più bella. È bello parlare di Bari perché giocare qua, ho avuto la fortuna di giocare in Serie A, però i miei compagni, la gente, le persone che sono state accanto a me, alla mia famiglia. Parlare di Bari per me mi emoziona sempre perché è troppo bello. Questa città merita veramente di andare in Serie Tutte dichiarazioni d'amore per la nostra città, eh? Daniele, stai Fanzone. piangendo. Vuoi un E fazzolettino? poi è bella Bari, come si fa a dire il contrario? E qui c'è tutto, c'è il calore, poi si mangia benissimo, quindi insomma è una piazza meravigliosa che poi ama il calcio, segue la squadra, la sta seguendo in maniera incredibile anche in questa categoria, quindi insomma siamo sprecati per la Serie D. Senti Daniele, ma visto che tu ti occupi anche di problemi di coppia, no? Anche dei problemi un po' anche delle donne, ecco, di Bari, sono tipicamente anche baresi i Certo. problemi, anche il modo di fare, i modi di dire, Certo. ecco. Le donne baresi come sono? Donne baresi sono belle veraci, sono belle, però hanno chiaramente delle sfaccettature particolari dove devi saper gestire, ecco, certi modi particolari di fare, insomma. Vanno gestiti, vanno gestiti. Ecco, ma come? Con carezze, regali, fiori? Sì, proprio Vero? con Sempre carezze, regali e troppo fiori. pochi, Sempre poi troppo pochi. da voi uomini, è Vabbè, sempre insomma, così. Senti poi vi come la. abituate, poi vi abituate, ecco perché un po' talvolta. Sì, questa Arrate, è la scusa di sempre. Anche perché molti giocatori del Bari hanno creato la propria famiglia proprio qui a Bari. Molti hanno trovato la moglie barese, per cui. Evidentemente Bari porta fortuna anche certo. da quel punto di vista. E allora è pronto? Credo sia pronto. Sì, Cristian, forse prima non mi hai sentito, dicevo, visto il tuo abbigliamento, il tuo sorriso, non dovrebbe far così freddo in quel di Castrovillari, è così? No, no, Barbara, al momento no. In realtà tra poco dobbiamo spostarci da questa postazione perché sotto di noi ci sono praticamente i tifosi del Rotonda, quindi ci conviene di sicuro cambiare postazione, altrimenti
faremo fatica a fare la radiocronaca da questa postazione. Le squadre intanto sono sul terreno di gioco per la fase di riscaldamento. Allora vado subito a leggervi quelle che sono le formazioni delle due squadre. Addirittura 7 cambi per mister Cornacchini rispetto alla squadra che ha battuto il Troina. Squadra in campo con il 4-2-3-1 con Marfella in porta, Turi, Di Cesare, Mattere, Nannini in difesa, Amlili e Bolzoni a centrocampo, Piovanello, Brienze, Floriano alle spalle di De Miro, Pozzebon. E dunque dal primo minuto si rivedono in campo insieme Brienza e Floriano. Per quanto riguarda invece la formazione ospite, la formazione del Rotonda di mister Baratto, squadra in campo con il 4-3-3 con Oliva in porta, Marigliano, Silletti, Pastore, Nicolao in difesa, Ostuni, Chiavazzo e Zappacosta a centrocampo e poi De Stefano, Santa Maria e Flores in attacco. Per il momento dallo stadio Mimmo Rende è tutto, a tra poco per l'inizio della gara tra Rotonda e Bari. A voi. Insomma, un'invasione di campo, quella delle nostre telecamere sugli spalti, sì, per i giocatori di Rotonda che ci perdoneranno. Quindi, allora, andiamo a commentare un attimo la formazione scelta da mister Cornacchini. È una formazione adatta, diciamo, alla partita, perché il Bari oggi c'è una rosa equilibrata, una rosa forte, quindi anche quelli che non giocano tanti è bello farli giocare e anche farli vedere. Quindi il mister sicuramente ha la fiducia in questi giocatori che scendono in campo. Hai il tuo preferito in questo Bari, Daniele? Floriano, il mio preferito è Floriano. Mm-hmm. Si vede che è un giocatore di una categoria nettamente superiore, un po' come quasi tutti i giocatori attualmente presenti in rosa, però è colui che riesce magari a cambiare la partita da un momento all'altro. Ha una marcia in più. Ricordiamo che Floriano è a meno uno da 100 gol, gliene manca soltanto oggi. Che possa insomma raggiungere questo piccolo record. Sicuramente, ci auguriamo tutti. Se ce l'auguriamo. Sì. Allora, torna in campo Mattera, che ha parlato ai nostri microfoni venerdì mattina nel Beyond the Gang. Allora, sentiamo le sue dichiarazioni e poi le commentiamo insieme. Sicuramente è sempre bello stare primi in classifica, questo non c'è dubbio, però dobbiamo rimanere concentrati e cercare di arrivare all'obiettivo prefisso a inizio campionato. E cercando sicuramente di portare, di vincerle, non dico tutte, ma se si può, quasi tutte le partite. Si vede che stiamo facendo bene, però io penso che, cioè sì, la difesa comunque sta facendo bene, però io penso che comunque è sempre la squadra a fare il tutto, dai. Per quanto riguarda il presidente, comunque è un presidente che è sempre vicino, lo vedo, non dico niente, ma un paio di volte a settimana è presente. Lui, io penso che sia anche lui tanto tanto emozionato dalla piazza di Bari, dalla gente e dal calore che danno questi tifosi, perché alla fine sappiamo Bari che piazza di calcio è, e quindi io penso che sia contento anche lui. Lo spero veramente di rimanere fin quando ce la faccio a giocare, dai, però, perché come fai a rifiutare una piazza come Bari? Parliamoci chiaro, dai. Parliamoci chiaro, no? Certo, come dice certo. Mattera. Quanto è importante avere anche un presidente sempre presente, vederlo sugli spalti, vederlo partecipe ma anche tifoso? Beh, la cosa più bella è che loro hanno scelto Bari, hanno voluto Bari, perché la piazza, diciamo che è una piazza cauda come Napoli, però Bari è qualcosa di speciale, e quindi se loro sono qui è perché c'è qualcosa di buono. Tutti i baresi, tutti quanti, ci auguriamo che loro possano fare ancora di più, perché questa è solo la prima nata, diciamo, e ci sono tante cose da fare, e quindi siamo nel cammino giusto, secondo me. Prima di prenderci una pausa, prima del fischio d'inizio, andiamo a vedere quali sono le partite. Intanto vi stiamo mostrando le immagini degli spalti biancorossi. Ecco, vedete quanti si sono mossi. Poi è davvero una trasferta facile dal punto di vista, diciamo, del tempo. Quindi due orette e mezza. E quindi
in molti si sono mossi da Bari. Andiamo a vedere quali sono le altre partite di oggi che ovviamente monitoreremo nel corso della nostra giornata. Città di Messina affronterà l'Igea Virtus, il Gela Calcio affronterà il Castro Villari, la Nocerina la Turris e poi ci sarà anche Palmese Locri, Portici, Città di Acireale, Roccella Calcio Cittanovese, Rotonda, Bari, San Cataldese, Messina ed infine Troina Marsala. Come sempre monitoreremo insomma, i risultati di questo girone, sperando che il Bari possa allungare ancora di più le distanze, quindi in qualche modo mettere in sicuro il suo primo posto. Certo. Noi ci prendiamo qualche istante di pausa, ma torniamo tra pochissimo per il fischio d'inizio di Rotonda Bari. Rieccoci in diretta, tutto pronto per il fischio d'inizio tra Rotonda e Bari. Intanto ce lo state chiedendo, si gioca a Castro Villari perché il campo di Rotonda era evidentemente inagibile. Tra pochissimo ci collegheremo anche con Cristian Siciliani, siamo pronti per commentare questa partita insieme all'ex giocatore biancorosso Gege Gerson e a Daniele Condotta, lo youtuber più famoso della rete. Anch'io ex calciatore del Bari. E i suoi problemi di coppia. Anche tu? Sì, sì, sì. Ah, vedi? Vedi quante cose si... Nel 92-93 si scoprono, si scoprono. Hai giocato nei Pulcini? Sì. E basta. Poi mi hanno visto. Il mister chi era? No, sto scherzando, non mi hanno mai preso. No. Però gioca le partitelle del giovedì, sì, insomma, sì. Quello tra Scapoli e Ammogliati. Noi siamo in diretta anche sulla pagina Facebook del TB Sport, quindi potete scriverci lì i vostri commenti, le vostre domande, fateci sapere anche dove siete, in che parte del mondo, visto che i tifosi biancorossi sono davvero dappertutto come al solito. E allora andiamo a collegarci con Cristian ancora una volta, no, non siamo ancora pronti, tra pochissimo, perché per sentire insomma qual è l'aria che tira lì a Castrovillari. Soprattutto che postazioni hanno dato a Cristian, che siamo in ansia. Noi siamo abituati, è un po' in gabbia, un po' in piedi, è successo a Portici, insomma succede un po' di tutto sui campi della Serie D, no Gege? È particolare questi campi, eh? Eh sì, che trasferta potrebbe essere questa per il Bari? Secondo me è una trasferta, cioè... Primeramente vedere i tifosi sulle spalle è la cosa più bella, i giocatori quando vedono i veri tifosi lì in campo si sentono ancora più in casa, che devono dare qualcosa ancora di più. È ostico, diciamo, perché oggi è una squadra da battere il Bari, no? E tutti vogliono togliere dei punti. Mm-hmm. Però è quello che dico, il Bari deve scendere in campo concentrato, con voglia, con fame, per fare il risultato, tutto qui. Speriamo, bisogna tenere d'occhio anche la Turris oggi, per vedere se riusciamo un attimino ad allungare le distanze. E allora, ci siamo? Andiamo da Cristian, vediamo che aria tira in quella di Castrovillari. Sì, le squadre tra pochissimo faranno il loro ingresso in campo, nutrita già la tribunetta riservata ai tifosi biancorossi, circa 400 al seguito della squadra qui a Castrovillari per Rotonda Bari. Allora ne approfittiamo per andare a rileggere quelle che sono le formazioni delle due squadre, partendo da quella del Bari con la novità dal primo minuto, insieme Ciccio Brienza e Floriano. Bari in campo con il 4-2-3-1 con Marfella in porta, Turi, Di Cesare, Mattera e Nannini in difesa, Amblili e Bolzoni a centrocampo e poi Piovanello, Brienza e Floriano alle spalle di De Miro Pozzebon. In panchina ci sono Scioglis, Caccioli, Simeri, Neglia, Bianchi, Iadaresta, Feola, Aloisi e Langella. Questo dunque lo schieramento deciso da mister Cornacchini per questo testa coda contro il Rotonda. Diamo uno sguardo anche a quella che sarà la formazione avversaria, la formazione di mister Baratto. Panchina del Rotonda dal 4 dicembre, un 4-3-3 con Oliva in porta, Marigliano, Silletti, Pastore, Nicolao in difesa, Ostuni, Chiavazzo e Zappacosta a centrocampo e poi il tridente offensivo composto da De Stefano, Flores, attaccante uguaiano e Santa Maria. Quindi questo l'11 del Rotondo, una squadra che è cambiata radicalmente in questo mese di dicembre, 5 gli arrivi nelle ultime due settimane, ha cambiato anche l'allenatore mister Baratto in panchina. Rotonda reduce dal successo per 1-0 sul campo della
San Cataldese, ma che occupa con 9 punti l'ultimo posto in classifica. Bari già virtualmente campione d'inverno con 2 gare di anticipo, 39 i punti per la formazione di mister Cornacchini, frutto di 12 vittorie e 3 pareggi, 9 le lunghezze sulla Turris, seconda in classifica. Attendiamo ancora l'ingresso delle squadre sul terreno di gioco. Allora, per intanto, linea ancora allo studio. E allora, in tanti ci state già scrivendo sulla diretta, sulla pagina Facebook del TB Sport. C'è Nico che scrive: forza ragazzi, Bari bellissima. Pasquale ci scrive: buonasera dalla Thailandia, un saluto speciale a Daniele, lo seguo sempre, forza Bari. Ciao. E poi Giuseppe, forza Bari, campione d'inverno. E Nicola ci scrive: e un Bari simpatia. Un saluto anche a Filippo che ci scrive: buon pomeriggio, forza Bari. Antonio ci scrive: se Simeri è in panchina, sì, sì. Lo è in panchina. Insomma, continuate a scrivere sulla pagina Facebook del TB Sport. Tu che sensazioni hai, Daniele, per questa partita? Allora, sempre positive, perché bisogna sempre partire positivi, però non bisogna mai sottovalutare, soprattutto in queste categorie, nessuna squadra, perché come giustamente diceva Gege, qua chiunque gioca contro il Bari vuole farsi notare, quindi siamo un po' la Juventus della Serie D, quindi bisogna fare attenzione su tutti i campi, sono campi comunque difficili e bisogna fare molta attenzione. Gege. È uguale, tutti vogliono vincere contro il Bari, questo è ovvio, però devono scendere in campi convinto, è un'altra partita importante, una partita diciamo che possiamo soffrire un po' di meno, perché solo i giocatori dentro del campo che possono fare la differenza, sentire già la temperatura com'è e stare tranquilli. Eh sì, intanto stiamo guardando un po' di immagini, vediamo anche lì su DAZN, c'è la mascotte d'Italia 90, Castrovillari ancora, quindi c'è un tuffo nel passato. Giustamente con DAZN le cose vanno un po' a ritroso, non pensavo così a ritroso. Insomma. Indietro con negli anni, insomma. E allora, manca ancora qualche istante, c'è un po' di ritardo, Christian, per il fisco. Rischio d'inizio, che sta succedendo? No, nulla di particolare, però le squadre stanno facendo in questo momento il loro ingresso sul terreno di gioco. Vi dovevo anche l'arbitro della partita, che è il signor Piazzini di Prato, e questa potrebbe essere una giornata, un pomeriggio particolare anche per Brienza e Floriano. Brienza che cerca il suo primo gol con la maglia biancorossa e Floriano che invece cerca il suo 100° gol in carriera, dunque un'occasione anche per loro questo pomeriggio contro l'ultima in classifica rotonda. Allora Cristiano, a tra poco, anche perché bisogna ritornare a vedere gli attaccanti segnare, perché nelle ultime due partite hanno segnato praticamente due difensori centrali, Caccioli e Di Cesare. Ma questo è bello da vedere, perché vuoi dire che non è solo l'attacco che fa gol, quindi sono i portieri che devi prendere e quindi è importante che anche i difensori possano fare gol, è una cosa bella. Daniele. Sì. Sei preoccupato? Ah, pensavo che volevo andare in campo adesso, me l'ha detto come che mi stavo cambiando, andare, già. Mi stavo scaldando. Se vuoi possiamo, sai che possiamo fare una cosa innovativa, no? Che siccome cosa? Sky usa la tecnologia per riproporre poi gol, poi ce li mimi tu, assolutamente, va bene? Sì, ci sto. Ci saranno, speriamo ci siano tanti gol e speriamo anche di vedere da subito un Bari aggressivo, cosa che abbiamo visto nelle ultime partite, non un Bari attento lì a studiare, ma che va subito all'attacco. Diciamo nel calcio, prima difesa e l'attacco, quindi dobbiamo essere già subito lì attenti lì davanti. Anche perché il Bari quando impone il proprio gioco fa veramente paura, quindi se partiamo subito bene, insomma, cerchiamo di mettere il risultato subito in cascina. Fa valere subito. Allora, si stanno un attimino riscaldando, sono aumentati i tifosi biancorossi, saranno tantissimi, poi arriveranno sicuramente i numeri ufficiali sulle presenze, però li vedo, sono lì, sono tantissimi e quelli danno una carica pazzesca. Gege, che cosa si provava quando entravi in campo? Cioè, San Nicola con 60.000, voglio dire che i brividi... Tu l'hai vissuto 60.000, questi ragazzi ancora no, ma sperano di viverlo. Di viverlo, è fantastico, io ho avuto questa possibilità, è una carica in più, i tifosi è una carica in più, poi a Bari...
dalla mattina alla sera si viveva questa allegria, questa cosa magica, una passione, veramente, una cosa spettacolare, veramente. E poi, sai, giocare contro il Milan, Juve, Inter, tutte queste squadre, Roma, era una marcia in più per noi, scendere in campo con una voglia, con la passione, proprio l'amore proprio sulla punta della scarpa, ecco, era così. Senti, ma ti viene ogni tanto voglia di entrare in campo guardando le partite? Di Guarda, dire ora guardare le entro partite io, basta. è più difficile. Quando vado a vedere il Bari, anche l'anno scorso, ma è una cosa, è diverso perché tu stai sulle spalti, sai, tu sembra che stai dentro del campo, fai dei movimenti, È sai, il vero, corpo, sai, fai è pazzesco, è meglio stare in campo. eh? Beh, come un musicista quando va ad un concerto, no? Si vedono, È mi imitano, vero, no? sì. Magari Io pure quando sono alla PlayStation cerco di entrare in campo, pure tu, ma Daniele, così sì, pure alla Play. è pazzesco, la voglia di entrare in campo c'è sempre. Senti, ti piace Mister Cornacchini, In Daniele? che senso? Cioè, Un bell'uomo, però bell'uomo, sì. non, Tutti dicono che diciamo, assomiglia a Vasco Rossi. non. Sì, è vero, l'ho detto anch'io qualche settimana fa in un. No, mister, abbiamo scelto il mister giusto per ripartire. Non è facile, perché noi diamo adesso tutto per scontato, ma è una squadra che si è creata veramente in una maniera abbastanza lampo, che non ha fatto una preparazione come tutte le altre squadre, quindi è E una sono molto situazione molto uniti, molto molto uniti, affiatati, e questa è infatti, la l'ho cosa più notato. bella. E allora andiamo da Cristian Siciliani per il fischio d'inizio e per la cronaca di questa partita. Sì, tutto pronto per il fischio d'inizio di questa gara tra Rotonda e Bari. Bari in completa tenuta bianca che attaccherà da sinistra a destra da quella che è la nostra postazione in cronaca diretta. Sempre impressionante il colpo d'occhio dei tifosi biancorossi presenti in massa anche qui a Castrovillari per questa sfida contro il Rotonda, sciarpata a inizio gara, davvero molto bella. È suggestiva quella dei tifosi biancorossi, si attende ancora qualche istante prima di dare il via a questa gara, si prende ancora qualche secondo il signor Piazzini di Prato, ancora qualcosa che non va secondo il direttore di gara. Allora andiamo ancora a rimbalzo di linea perché l'arbitro non ha ancora dato il via a questa partita, ancora qualche problemino, le squadre continuano a scaldarsi sul terreno di gioco del Mimorende, ma si attende ancora qualche istante prima di dare il via a questa partita. Succede anche questo in Serie D, sono tanti Eh minuti, sì, siamo parecchio in ritardo. sette minuti circa, insomma, vabbè, si Ma sa che che c'ho il poi grattino che mi scade, è quella è la vero, paura che di non vengo. domenica poi si paga il doppio. Succede anche questo in Serie D, succede un po' di tutto in Serie D. L'ansia della partita, Forse è ci il Bari siamo, eh? che scende in campo. Sarà Ci anche siamo, ci quello. siamo. Ancora dimenticato Ci la voce di siamo, Milano. ci siamo, eccolo. Cristian, finalmente. Sì, finalmente Del Bari a manovrare il primo pallone, ha provato a farlo con Amlili, c'è la chiusura di Chiavazzo, il Rotonda che prova ad avanzare, lo fa sulla fascia sinistra con questo pallone verso Flores, la chiusura di Matera. Poi Floriano supera la linea mediana del campo, attacca sulla fascia sinistra, Floriano arresta la propria corsa, il numero 7 del Bari, scambia con Brienza, poi il servizio per Pozzebon che va giù. Al limite dell'area di rigore, subito un calcio di punizione per il Bari, lo spunto di Remiro Pozzebon che aveva provato a superare Silletti che lo ha steso ai 20 metri, posizione leggermente decentrata sulla sinistra, sul pallone ovviamente si porta con la maglia numero 10 Ciccio Brienza, vedremo se sarà lui l'incaricato a battere questo calcio di punizione, sarà Roberto Floriano ad incaricarsi con il destro di questa battuta. Posizione comunque interessante per la prima occasione del Bari, è trascorso un minuto e il Bari ha subito l'occasione, parte il sinistro di Ciccio Brienza, pallone che sbatte sul muro, Brienza ci riprova una seconda volta, ancora sul muro dei giocatori della Rotonda che poi provano a distendersi in contropiede con Santamaria, la chiusura decisa da parte di Nannini che senza badare alla forma spedisce questo pallone in avanti allontanando la minaccia
su questa ripartenza del Rotonda. Ancora l'attaccante uruguaiano Flores che prova a controllare il pallone, glielo porta via Amlili, lungo retropassaggio per Marfella. Ancora Marfella a cercare Pozzebon, Pozzebon non raggiunge il pallone, prova a farlo Brienza, ancora per Pozzebon, il duello aereo con Pastore, alla meglio il difensore del Rotonda che riparte, lo fa ora sulla fascia sinistra con questo lancio troppo lungo e fuori misura per il numero 11 Santa Maria, classe 99, uno degli under schierati da mister Baratto questo pomeriggio. Ha fatto buona guardia nella circostanza il barese Nicola Turi con Pozzebon, che anche in questa circostanza però perde il duello con Silletti. Poi Chiavazzo, si gioca ancora nei pressi della linea mediana del campo con Silletti che scambia con Pastore, uno degli arrivi del mercato di dicembre, il difensore, il 25enne Pastore. Attenzione a questa azione del Rotonda, buona la copertura di Bolzoni, poi preferisce appoggiarsi a Marfella, tranquillo nel suo poi servizio per Turi, lungo pallone a cercare Pozzebono, la chiusura di Silletti, poi Chiavazzo, l'intervento di Di Cesare, ma c'è stata anche la posizione di fuorigioco di Flores, dunque calcio di punizione per il Bari. 4 i minuti sul cronometro, Rotonda 0, Bari 0, manovra il pallone il Bari, lo fa con i propri difensori, lo fa con Valerio Di Cesare, 3 gol in questo campionato per il numero 6 del Bari. Poi Mattera, lungo lancio sulla corsia di sinistra per Floriano, a domestica il pallone con il destro Floriano, ancora Floriano prova a cercare spazio per un traversone, lo prova Nannini dalla parte opposta per Piovanello, anticipato dall'intervento di Zappacosta, l'ultimo a toccare il pallone è stato il calciatore del Bari, rimessa laterale dunque per il Rotonda, con il Bari che ha provato a distendersi sulla corsia mancina con Roberto Floriano e poi con questo cross di Nannini fuori dalla portata però di Piovanello. Resta in zona d'attacco il Bari, lo fa ora con questa rimessa laterale, Turi per Pozzebon, la sponda di testa imprecisa per Brienza, recuperato il pallone Amlili, ancora per Floriano, il controllo di Floriano, lo scambio con Brienza all'interno dell'area di rigore per Pozzebon, va giù Pozzebon, si continua a giocare, c'è al limite dell'area di rigore Bolzoni, cincisca con il pallone tra i piedi Bolzoni e lo porta via Zappacosta che prova a far ripartire Flores, attenzione all'attacco del Rotonda, la chiusura in scivolata di Mattera, decisa, puntuale, perfetta su Flores, decisivo l'intervento di Mattera su questa pericolosa ripartenza del Rotonda con Flores che aveva provato a controllare il pallone nei pressi dell'area di rigore, la scivolata vincente di Mattera. Siamo al quinto minuto di questo primo tempo, Rotonda 0, Bari 0 studio. Beh, Gigi, stavi commentando l'atteggiamento del Rotonda che vuole, sì, sorprendere il Bari in qualche modo. Questa ripartenza rapida, veloce, per prendere un po' di disattenza la difesa del Bari, però con Mattera e De Cesare siamo molto molto attenti. Siamo al sicuro, sì, bella penetrata, sì, di Mattera. Sì, sì, un intervento proprio nel momento giusto. Daniele, come lo vedi? No, Rotonda è partito molto forte, però mi è piaciuto molto l'intervento di Mattera, ma per preciso, proprio mi ha ricordato Nesta dei bei tempi. Vedi? Citazioni colte. La cosa che però notavo da Serie D, ovviamente non, sì, non ero molto, cioè non sono espertissimo da Serie D, però è un regolamento, credo, questo fatto degli under. Sì, 4 in campo. Sì, potrebbe essere secondo me una cosa interessante, anche perché si parla spesso che il calcio italiano non valorizza i giovani. E invece cioè, no, la anche per diciamo che portare questo regolamento anche nelle categorie superiori non sarebbe malvagio. Allora andiamo a leggere qualche messaggio intanto che ci arriva sulla diretta del TB Sport. Giovanni ci scrive: saluti a tutti, grande GG e forza Bari. Ti saluta anche Mariangela con un auè alla barese, GG, forza grazie, Bari da Francoforte. Grazie. E poi ancora andiamo a leggere qualche altro messaggio. C'è Giulio che scrive: il campo lo ricordo, è più una piantagione di patate con tante buche, era il caso di rischiare Brienza che può mettere la caviglia in fallo in qualsiasi momento. Beh, però Brienza ha dato
insomma, a dimostrazione del fatto che su questi campi può giocare, certo. Ci gioca anche bene. E poi Tony ci scrive: vi salutiamo da Libertà, oggi vinciamo 2-0, primo gol di Pozzebon, un bacio da Tony. Staremo a vedere, 2-0, primo gol di Pozzebon, segniamo se no ci segniamo, ci dà le quote, segniamocelo, perché vediamo se Tony di solito con i risultati ci azzecca sempre. Andiamo da Christian. C'è stata una conclusione dalla distanza tentata da Ostuni, pallone che però è terminato ben distante dalla porta difesa da Marfella. Sono 8 i minuti sul cronometro, Rotonda 0, Bari 0. Ora il pallone manovrato da Mattera in verticale per Floriano, avanza il numero 7 del Bari, scambia con Pozzebon, controllo difettoso del pallone di Pozzebon, pallone rispedito in avanti da Pastore. Ha iniziato comunque forte il Rotonda, che sta andando in costante pressing sui calciatori del Bari. Ancora il controllo del numero 4 Chiavazzo, che non riesce però a servire Flores, la chiusura di Mattera. Poi ancora Bolzoni, allarga sulla destra per Turi, alza la testa Turi, lungo traversone a cercare Piovanello, ha colpito malissimo il pallone Nicola Turi, rimessa laterale per il Rotonda con Nicolao. Avvicina a sé Santa Maria, il colpo di testa ancora di Turi, l'ultimo a toccare il pallone è stato il numero 11 del Rotonda. Allora Hamlili, Di Cesare, ancora aggressiva la formazione del Rotonda sui portatori di palla del Bari, prova a salire allora dalle retrovie. Mattera ha superato la linea mediana del campo, allargato sulla sinistra per Nannini, si coordina per il cross Nannini, pallone al centro dell'area di rigore, il colpo di testa di Zappa Costa con il pallone che termina in calcio d'angolo, il primo dell'incontro in questa partita per il Bari quando siamo al nono minuto di questo primo tempo. Rotonda 0, Bari 0, occasione ora da calcio d'angolo per il Bari, sul pallone ci sono Ciccio Brienza, Roberto Floriano in area di rigore, vediamo Mattera, Valerio Di Cesare, Pozzebon al limite dell'area di rigore, Bolzoni, Bari abile sempre a sfruttare queste situazioni da calcio d'angolo sfruttando le doti aeree dei suoi difensori centrali su tutti Di Cesare e Mattera, oggi ci sono anche i centimetri di Demiro Pozzebon, parte il sinistro di Brienza, pallone sul primo palo con Di Cesare che ha provato a toccarla con il piede, non è riuscito però ad inquadrare lo specchio della porta il difensore del Bari, con la formazione di Correntini che comunque come di consueto su calcio d'angolo riesce sempre a rendersi pericolosa, ha provato a farlo ancora Valerio Di Cesare, rimessa laterale ora per il Rotonda. Siamo nella metà campo del Bari, con le mani c'è il numero 3, Nicolao. Pallone verso Flores, il colpo di testa in anticipo di Di Cesare, poi Chiavazzo, Santa Maria, buono lo spunto su Turi, cross di Santa Maria, il colpo di testa ancora di Di Cesare in anticipo su Flores, buono lo spunto di Santa Maria sulla sinistra, sempre, sempre precisa e puntuale comunque la lettura di Valerio Di Cesare che ha anticipato Flores, ora il pallone che termina direttamente tra le braccia di Marfella che lo ha subito rimesso in gioco sulla sinistra per Nannini, avvicina a sé Floriano, Nannini preferisce un retropassaggio all'indirizzo di Mattera. Hamlili, Di Cesare, ancora Hamlili, si apre a sinistra ancora Mattera. Ora si difende con tutti i suoi effettivi il Rotonda nella propria metà campo con il Bari che attacca. Floriano, l'imbucata verso Piovanello, la chiusura di testa di Nicolao, poi Brienza, ancora Pastore in anticipo su Pozzebon, ma insiste il Bari, lo fa sempre sulla sinistra con Nannini, poi Hamlili, Floriano tutta di prima, l'azione del Bari con Nannini che però va a colpire malissimo il pallone, spedendolo direttamente sul fondo, 12 minuti sul cronometro, attendiamo ancora il primo squillo del Bari in questa partita, risultato ancora fermo sullo 0-0, studio.
Tra un po' ci chiamano, dai, Daniele. Sì, 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 molte, che non prende bene, amo lo squillo, lui che lo fa, sì, sì, sì. Beh, stanno lasciando giocare il Bari, eh? Sì, c'è da dire sì, questo. Sì, io sto vedendo sulle fasce, abbiamo una facilità di mettere questi palloni in aria, è uno scampo, è una cosa positiva. A poco esce il gol, speriamo. Sì, ma stiamo rispetto ai primi minuti, adesso già loro hanno calato l'intensità sì, e noi sì, stiamo sì, prendendo sì. molto più campo, quindi ci siamo, questione di minuti, dai. Dici, Daniele, sì, sì, e poi arriva il gol al, di Pozzebon. Al ventunesimo minuto, speriamo, speriamo bene. Quanto siamo ora? Tu riesci a leggere? No, guarda, ho le diotrie che, mamma mia. E allora, andiamo a vedere, quantomeno sarà una partita vispa, dai, almeno pochino sì, rispetto alle altre, una anche partita, se vispa loro magari... anche non, niente, non niente da perdere, mm-hmm. cioè il Bari deve fare la sua partita. Però sai, Giogè, il pareggio col Bari è sempre motivo di vanto. È una Champions, per lo, è una Champions, sì, è vero. Torniamo da Christian. 13 minuti sul cronometro, rotonda 0, Bari 0, avanza Matera, avvicina a sé Bolzoni, il rimpallo favorisce poi l'intervento dei giocatori del rotonda sulla fascia destra con De Stefano che però non riesce a controllare il pallone, rimessa laterale già battuta da Nannini, Bolzoni, pallone in verticale per Pozzebon, la chiusura di testa di Marigliano, poi la posizione di fuorigioco del numero 9, l'attaccante uruguaiano, classe 90, Flores. E punizione già battuta di Cesare. Turi. Ancora di Cesare. Centrale per Amlili che allarga per Matera. Può scendere ancora il difensore del Bari. Si apre a sinistra Nannini. Servizio centrale per Floriano. Poi Brienza. Il sinistro di Brienza rimpallato da Pastore. Pallone che termina tra le braccia di Oliva. Ha provato Franco Brienza dal limite dell'area di rigore a scaricare il suo sinistro. Chiusa bene in questa circostanza la difesa del rotonda con Brienza che sta cercando ovviamente di trovare la posizione lì alle spalle di Demiro Pozzebon. Intanto Turi si fa sfilare il pallone alle spalle con Zappacosta che lo serve per Santa Maria. Santa Maria va a puntare proprio Turi, ancora Santa Maria, l'intervento duro di Nicola Turi che finisce anche sul taccuino del direttore di gara, primo ammonito dell'incontro. Turi in difficoltà per la verità in questo inizio di partita. Nicola Turi sulle puntate del numero 11, l'attaccante Tarantino. Santa Maria che ha saltato netto ora il numero 98 del Bari che lo ha steso ed è terminato sul taccuino del direttore di gara. Ammonito Nicola Turi e calcio di punizione per il rotonda. Siamo nella tre quarti campo del Bari, posizione defilata sulla sinistra, quasi all'altezza del vertice alto dell'area di rigore. Sul pallone si porta il numero 3 Nicolao, un uomo in barriera per Marfella. Si tratta di Floriano con i saltatori della formazione di Mister Baratto tutti all'interno dell'area di rigore. Lo stesso Cornacchini porta tutti i sei uomini a protezione della porta difesa da Marfella. Parte il sinistro di Nicolò, pallone all'interno dell'area di rigore, prova a staccare Pastore, pallone irraggiungibile però per il numero 6 del rotonda, cross troppo lungo quello di Nicolao. Rimessa affidata a Nannini con questo lungo pallone all'indirizzo di Demiro Pozzebon, la chiusura provata da Sillitti, ma il Bari che resta in possesso del pallone con Brienza che ha provato ad allargare sulla destra per Floriano, la chiusura di Nicolao, un peccato perché poteva essere una buona occasione questa per il Bari con Brienza che non è riuscito a servire Floriano che si stava liberando sulla corsia di destra, dimenticato dai giocatori del rotonda, proprio Floriano che ora prova ad andare per vie centrali, stato chiuso ancora da Nicolao, poi Zappacosta. Pallone verso Flores, cerchio centrale di centrocampo, incespica sul pallone Flores, poi l'intervento falloso su Flores è proprio di Roberto Floriano, calcio di punizione per il rotondo. Intanto ha iniziato la fase di riscaldamento nel Bari Aloisi. E chissà dunque che mister Cornacchini non stia pensando subito ad un cambio, si riscalda il terzino.
destro del Bari, Aloisi avrà visto forse in difficoltà in questo avvio Nicola Turi contro Santa Maria. Siamo al 17° di questo primo tempo, un risultato che non si sblocca, Rotonda 0, Bari 0. Ancora poche emozioni qui al rende di Castrovillari, rimessa ora affidata con le mani a Nannini, Pozzebon, l'anticipo di testa di Pastore, poi Flores contro Matera, prova a far sfilare il pallone Flores, non riesce più a controllarlo, rimessa laterale ancora per il Bari con Matera per Di Cesare. Matera invita all'azione anche Bolzoni, poi Nannini, Matera, Nannini non riesce a far filtrare il pallone per Floriano che prova comunque a riconquistarlo, la chiusura di Ostuni e calcio di punizione ancora per il Rotonda che continua a mantenere un atteggiamento particolarmente aggressivo che sta in ogni caso mettendo in difficoltà sul piano del ritmo il Bari in questa prima frazione di gioco. Siamo al 18° di questo primo tempo, Rotonda 0, Bari 0, e ancora Rotonda che manovra il pallone sulla destra con Marigliano, cross per Flores, Di Cesare fa buona protezione sull'uscita di Marfella. Matera, Nannini, ancora Matera, Bari che sta giocando spesso sull'out di sinistra, ancora Bolzoni, Matera chiede palla e si sbraccia Valerio Di Cesare, riceve ora il pallone il numero 6 del Bari, si apre a destra Turi, si avvicina anche Amlili, Di Cesare serve centralmente Bolzoni, porta palla Bolzoni, si allarga a sinistra Nannini, il servizio è per Matera, il velo di Brienza per Pozzebon, poi ancora Brienza, siamo ai 20 metri, pallone sulla destra per Turi, l'appoggio centrale per Amlili, ancora Amlili, danza sul pallone Amlili, scambia ancora con Bolzoni, Bari che ora prova ad attaccare in massa la difesa del Rotonda, Floriano, limite dell'area di rigore, il dribbling tentato da Floriano, la chiusura in tackle di Marigliano con il Rotonda che è già ripartito sulla corsia di destra con De Stefano, appoggio centrale per Chiavazzo, poi Santa Maria, la chiusura questa volta di Turi di testa in anticipo su Santa Maria che prova a scambiare ancora con Nicolao, Bolzoni perde ingenuamente un pallone favorendo ancora l'intervento di Nicolao, il sinistro del terzino della formazione di mister Baratto, con la deviazione di Amlili e il calcio d'angolo per il Rotonda, occhio a non perdere questi palloni, una leggerezza di Bolzoni nella tre quarti campo del Bari che aveva provato praticamente con uno scavetto a saltare il suo diretto avversario, aveva perso il pallone aprendo pericolosamente il campo alla ripartenza del Rotonda con Nicolao che ha provato poi dei 25 metri il suo sinistro deviato in calcio d'angolo, la battuta c'è con la maglia numero 10 De Stefano. Il direttore di gara richiama qualche uomo all'interno dell'area di rigore. Sbracciate all'interno dell'area di rigore, parte il sinistro di De Stefano. Pallone all'interno dell'area piccola, pericolosissima questo calcio d'angolo del Rotonda. C'è stato però anche un fallo del numero 5 Silletti su Di Cesare, anche un calcio di punizione per il Bari, pericolosa però questa traiettoria disegnata dal numero 10 del Rotonda De Stefano, pallone quasi all'altezza dell'area piccola con Silletti che poi nel tentativo di colpire il pallone ha travolto Valerio Di Cesare. A destra intanto Turi, attaccato, pressato da Santa Maria, l'ultimo a toccare il pallone è stato il numero 11 del Rotonda, pallone che resta nella disponibilità dei calciatori del Bari. Bolzoni invita ora l'azione offensiva, Piovanello anticipato di testa da Pastore, rimessa laterale in zona d'attacco per il Bari, 21 minuti sul cronometro, Bari ancora sullo 0-0 qui a Castrovillari contro il Rotonda. Seguiamo questa rimessa in zona d'attacco per il Bari con Pozzebon che di testa va a contendere un pallone a Pastore e ci sarà un calcio d'angolo per il Bari, il secondo in questa partita per la formazione di mister Cornacchini. Come
di consueto si portano sul pallone il numero 7 Roberto Floriano, il numero 10 il capitano Ciccio Brienza, e pare che deve provare a sfruttare queste situazioni da calcio piazzato. Ci proverà ora con il sinistro Ciccio Brienza, l'appoggio corto per Amlili, sbagliato, Amlili è costretto ad una rincorsa all'indietro per riconquistare il pallone. Il Bari che gioca male questo calcio d'angolo, Brienza però ha recuperato subito il pallone. Bari che resta in zona d'attacco sulla corsia di destra con Floriano, avvicina a sé Piovanello, Floriano un cross per Pozzebon, la chiusura di Pastore in difficoltà, ora il Rotonda, ancora Bari, ancora sulla destra, ancora con Piovanello. Si porta il pallone sul sinistro Piovanello, il cross intercettato da Nicolao, rimessa per il Bari che ha sprecato l'azione di calcio d'angolo ma continua a presidiare la metà campo del Rotonda, ancora con Bolzoni, Battera, Amlili, Brienza al limite dell'area di rigore, le finte di Brienza, entra in area, il pallone corto con il destro di Brienza, ancora un calcio d'angolo, ancora Bari che ci prova, e allora teniamo la linea perché Brienza andrà a riprovarci, ancora su calcio d'angolo, ancora con il suo sinistro, in area di rigore, ora Bolzoni, Di Cesare, Mattera e Pozzebon. Ancora un tocco corto di Brienza per Floriano, ancora uno schema, Brienza, limite l'area di rigore, il sinistro di Brienza strozzato con il pallone che termina sul fondo, e allora il 23esimo, Rotonda 0, Bari 0, linea ancora allo studio. Noi stavamo, grazie a Giorgio Gerson, facendo un'analisi dettagliata di questa partita. Sì, all'inizio stiamo giocando sempre per il lato sinistro lì, bisogna usare pure l'altra fascia, la fascia destra, adesso siamo un po'... Più bilanciati perché anche usando l'abilità di Ciccio possiamo fare la differenza. Manca poco per uscire il gol, però dobbiamo curare un po' meglio questi calcio d'angolo. Evidentemente c'è uno schema, no? Perché non la buttano lì in mezzo. C'è uno schema per la seconda volta che l'hanno giustamente, tentato. Giustamente. Non ci riescono. Dobbiamo affinarlo bene. L'ha detto anche Cristian, in Rotonda poi adesso è un po' in difficoltà. Sì, 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 abbiamo preso piede. E vedremo come andrà. Intanto, prima di ricollegarci con Cristian, occhio alla partita perché sto leggendo i messaggi, non riesco a vederla. Ci sono Rino e Nietta che ci scrivono come si fa a dimenticare Gerson. Grazie. E poi Raffaella, forza Bari, oggi vinciamo 2-0. Ritorno al gol di Ciccio Brienza, ed infine Roberto ti scrive, Gerson, se ti capita di sentire Joao, falli sapere che Bari lo ama. Sicuramente, Joao, io lo senti spesso, sì. Lui ha fatto bene qua anche nel Bari. Attenzione a questa azione del Rotonda con il sinistro del numero 7 Zappa Costa all'interno dell'area di rigore su questa azione di Flores, il sinistro di Zappa Costa che è terminato sull'esterno della rete, però si affaccia in maniera pericolosa in Rotonda quando siamo al 25esimo di questo primo tempo. Rotonda 0, Bari 0, a voi. Sì, stavamo ricordando i bei vecchi tempi, Giuseppe, quindi senti Joao Paolo. Joao è spesso, anche per lui Bari è speciale, lui ogni tanto viene a Bari, come fa a dimenticare Joao? È stato veramente, a parte che è un amico, è stato un giocatore che Bari fantastico. Non dimentica, sì, assolutamente, fantastico. Assolutamente no, io ricordo il coro quando ero piccolina, sì, insomma siamo Joao. Cresciuti così, no? Daniele? Sì, io ero ancora più piccolo, non sì. Me ne hanno parlato. Mi stai dicendo della vecchia? Sì. No, non volevo dire questo, però insomma... fammi capire. No, ricordo, me ne hanno parlato tantissimo di mio Paolo, quindi mio padre me ne ha parlato tantissimo. È stato uno degli attaccanti più forti, nel 90 è stato lui, ha fatto la differenza veramente. Ce lo porti in studio quando torna? Caspita, lo dico. Sarebbe bellissimo. Penso Tamborra sarebbe molto contento. Lui sì che ha vissuto insomma i tempi di Joao Paolo. Va bene. Speriamo di averlo qui in studio. Magari potrebbe essere un bel regalo anche per i tifosi biancorossi. Certo, perché certo. No? Certo. Torniamo da Cristian. Si attacca il Bari con questo anticipo di testa di Pastore su Piovanello, ma insiste ancora la formazione biancorossa con Brienza che ha allargato per Roberto Floriano.
Sulla sinistra c'è anche Nannini, Floriano preferisce un 1-2 con Pozzebon, 1-2 che non va a buon fine perché Floriano ha controllato male il pallone con il destro, favorendo l'intervento della difesa del Rotonda. È stato ammonito anche il numero 6 del Rotonda, Pastore, per un duro intervento a centrocampo sul capitano del Bari, Ciccio Brienza. Dunque secondo calciatore a finire sul taccuino del signor Piazzini di Prato dopo il primo cartellino giallo all'indirizzo di Nicola Turi, ma attacca ancora in Rotonda con una palla persa dal Bari da Nannini e calcio di punizione per la formazione di mister Baratto. 27 minuti sul cronometro, Rotonda 0 Bari 0 e calcio di punizione per la formazione di casa con Marigliano alla battuta di questo calcio di punizione a cercare il colpo di testa di Flores, salta con Mattera, l'uscita sicura di Marfelle in anticipo sull'attaccante del Rotonda, poi Bolzoni, Mattera. Mattera ancora per Bolzoni. Mattera. Mattera rischia un dribbling, rischia anche di perdere il pallone sull'attacco di De Stefano. Per sua fortuna però l'ultimo a toccare il pallone è stato proprio l'attaccante del Rotonda. Retropassaggio per Marfella. Mare che deve cercare di dare più velocità alla sua manovra offensiva per cercare di scardinare il muro predisposto da mister Baratto. Formazione, ripetiamo, molto aggressiva quella proposta questo pomeriggio dall'allenatore del Rotonda, che sta provando a mettere in difficoltà il Bari ovviamente sul piano del ritmo, cercando di limitare la qualità dei calciatori come Brienza e Floriano. Proprio Floriano ora limite l'area di rigore, scambia con Brienza, ancora Floriano, Pozzebon, limite l'area di rigore, il destro di Pozzebon, la risposta con i pugni di Oliva, poi il sinistro di Piovanello con il pallone che si spegne sul fondo, si scuote finalmente il Bari al 29esimo con questa azione tutta di prima tra Floriano e Brienza, poi la conclusione di Demiro Pozzebon, centrale, la risposta con i pugni di Oliva, con il Bari vicino al gol del vantaggio. Sono 29 i minuti sino a questo momento, Rotonda 0 Bari 0, ancora studio. Ci siamo quasi. Io sarei attenta anche a questa azione perché non si sa mai. Stiamo affinando gli schemi, ma ci siamo. Piano ci piano, siamo. Ma secondo me guarda, ci arriviamo. Guarda anche manca sulle spalle, poco, guarda come poco, stiamo. Sì. Ci stiamo caricando, dai. Sono tantissimi i tifosi biancorossi. Andiamo a vedere quali sono i risultati, almeno fino ad ora, che sta succedendo sugli altri campi, perché ha segnato Ligia Virtus, che sta giocando fuori casa contro il Città di Messina, ha segnato anche il Locri che gioca fuori casa contro la Palmese, vince il Roccella in casa 2-0 contro la Cittanovese e vince anche il Troina 1-0 contro il Marsala. Questi ovviamente sono i risultati, quello che sta succedendo sugli altri campi aggiornati al momento. Andiamo a leggere ancora qualche altro messaggio, c'è l'amico che ti aveva chiesto di salutare Joao, che però dice ovviamente Bari ama anche Gerson, è inevitabile. Sì. Grazie, grazie. E poi Daniele, che hai un amico a Mantova, perché dice un Antonio, salutami Daniele, saluti ciao. Da Mantova, uaglio. Ciao, conclude ciao, così. Ciao, e ciao. Poi Michele ci scrive, ma se vinciamo di partita, quando possiamo festeggiare la promozione in Lega Pro, ciao, saluti da Roma. Beh, quando ovviamente sarà certo che il Bari è in Lega Pro. Sì. Ecco i risultati, grazie regia, i risultati ovviamente parziali e ovviamente la Turris 0-0. Lo Turris Nocerino, sì, il derby campano, sì, sì, Buono, 0-0. 0-0 ancora, vediamo che cosa succede. Di solito la Nocerina segna all'ultimo secondo. Noi speriamo. Siamo tifosi della Nocerina pure. Torniamo per un attimo da Cristian. Eh sì, siamo alla mezz'ora di questo primo tempo. Rotonda 0, Bari 0. Brienza appoggia questo pallone per Amlili, che lo allarga sulla corsia di sinistra per la corsa di Nannini. Il tentativo di cross di Nannini per Brienza all'interno dell'area di rigore, prova a controllare il pallone, Brienza se lo trascina però direttamente sul fondo il numero 10 del Bari. L'ultimo a toccare il pallone è stato però con la maglia numero 2 Marigliano, dunque ancora un calcio d'angolo per il Bari, ancora la possibilità di sfruttare un tiro dalla bandierina per l'11 di mister Cornacchini. Continua intanto la fase di riscaldamento Aloisi, sempre Brienza e Floriano sul pallone,
la battuta sul primo palo di Brienza, la chiusura di Flores, poi prova a staccare De Stefano, ancora poi l'uscita facile di Oliva che pochi minuti fa ha neutralizzato una conclusione dal limite dell'area di rigore di Demiro Pozzebon. Nicolao va per vie centrali, il terzino del Rotonda che ora prova a distendersi sulla corsia di destra con Zappacosta, l'appoggio per Silletti, Silletti per Santa Maria, Turi tocca il pallone di testa che termina in fallo laterale quasi nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Questa rimessa per il Rotonda. Intanto si sono alzati dalla panchina anche Simeri e Neglia, dunque altri due calciatori che si riscaldano, e si ripartirà invece con un calcio d'angolo già battuto dal Rotonda con Santa Maria. De Stefano, il cross all'interno dell'area di rigore, attenzione, pericolosa questa battuta, c'è anche il fischio del direttore di gara che ha ravvisato per una posizione di fuorigioco di De Stefano sull'assist di Santa Maria. Allora mister Cornacchini ha fatto alzare dalla panchina anche Samuele Neglia e Simone Simeri che hanno iniziato la loro fase di riscaldamento quando siamo al 33esimo di questo primo tempo. Rotonda 0 Bari 0, evidentemente non pienamente soddisfatto sino a questo momento di quello che ha visto sul terreno di gioco. Mister Cornacchini studia delle possibili soluzioni alternative e hanno iniziato a scaldarsi Simeri e Neglia. Rimessa laterale ora per il Bari con Cornacchini che va proprio a recuperare lui il pallone consegnandolo a Nicola Turi. Turi per Pozzebon, stoppa il pallone con il petto Pozzebon, ancora Turi, poi Piovanello attaccato alle spalle da Nicolao. Piovanello alza ancora questo campanile per Pozzebon, il tentativo di Bolzoni, poi di Cesare di testa in anticipo su Zappacosta. Amlili, ancora Bolzoni pressato alle spalle da Santa Maria e costretto a un retropassaggio per Marfella. Marfella rischia di complicarsi la vita sull'attacco di Flores, spedisce il pallone in fallo laterale. Che brivido per il Bari con Marfella che aveva avuto un controllo difettoso del pallone, per poco non ne approfittava Flores. Ora due palloni sul terreno di gioco, deve intervenire il direttore di gara, ma che brivido per il Bari con Flores che aveva attaccato pericolosamente Marfella. In difficoltà il portiere del Bari, ha spedito il pallone in fallo laterale. Intanto Piovanello ora va a consegnarlo al numero 3 Nicolao. Amlili si lotta ancora al limite dell'area di rigore del Bari con Santa Maria che va a puntare Turi, ancora Santa Maria, le finte del numero 11 del Rotonda, l'ultimo a toccare il pallone è stato proprio quello di Nicola Turi. Allora rimessa laterale per il Rotonda che ora sta provando a rendersi pericoloso in zona offensiva. 35 i minuti, Rotonda 0 Bari 0, con il Rotonda che ora resta in zona d'attacco con questa rimessa affidata alle mani di Nicolao. Zappacosta alza il pallone all'interno dell'area di rigore, la chiusura di Amlili, ancora rimessa per la formazione di mister Baratto, ancora Nicolao, la chiusura di Bolzoni, poi Brienza, appoggio centrale rischioso per Floriano. Floriano pressato da due, tre avversari, è costretto a scaricare per Turi. Bari in difficoltà, Turi in difficoltà, e rimessa laterale ancora per il Rotonda che continua ad aggredire con uno, due avversari i calciatori del Bari. In difficoltà ora in fase di palleggio, in difficoltà vediamo soprattutto Nicola Turi a destra contro Santa Maria. Per sua fortuna ora il direttore di gara ha lasciato proseguire su un contatto proprio tra Turi e Santa Maria, ma insiste il Rotonda, sbaglia il traversone il numero 3 Nicolao e può rifiatare dunque il Bari con questa azione insistita del Rotonda nella metà campo della formazione di mister Cornacchini. 36 minuti sul cronometro, Bari 0 Rotonda 0. Studio. Abbiamo passato un po' di momenti delicati, ma è semplice sulla nostra, semplice sulla parte di Turi lì, perché Santa Maria veramente è uno che c'è l'abilità e sta, vedi che
ha preso già la munizione e quindi stai spingendo. E loro hanno sono alzati un pochettino il baricentro, cioè hanno messo un po' in difficoltà. Forse però ci crediamo. Il centrocampo a due forse da rinforzare? Per come si sta mettendo la partita? Sì, perché è un modulo, diciamo, il 4-2-3-1. Cioè, lo fa il regista, dà la possibilità di fare il regista a Brienza. Però può anche essere un po' in là a cambiare questo modulo. Mm-hmm. Diciamo che abbiamo tanta roba anche in panchina per cambiare. E poi si stanno tutti riscaldando. Sono bollenti, arriveranno bollenti secondo te. Sì. Torniamo da Christian per questi ultimi minuti. Eh sì, Valerio Di Cesare che ha anticipato un possibile intervento di Flores e ora c'è un controllo sbagliato del pallone di Roberto Floriano al rientro dopo l'infortunio, dopo il problema al polpaccio. Uno Floriano che non vediamo però al meglio della condizione fisica in questo primo tempo. Lo stesso Floriano che ora appoggia il pallone per Bolzoni a destra per Turi. Prova ora a spingere il numero 98 del Bari, avvicina a sé Piovanello, il controllo di Piovanello, francobollato da Nicolau, va via bene Piovanello a due avversari, c'è stato però anche il fischio del direttore di gara, il calcio di punizione è per il Rotonda, fallo fischiato per fallo di Piovanello su Zappacoste, dunque calcio di punizione per il Rotonda, 38 i minuti in questo primo tempo, Rotonda 0, Bari 0. Poche in verità le occasioni per sbloccare questo match, il Bari ci ha provato solo con un destro di Pozzebon neutralizzato da Oliva, qualche situazione d'attacco per il Rotonda, nulla però di particolarmente pericoloso per il portiere del Bari Marfella che ora ha rimesso il pallone in gioco sulla sinistra per Nannini. La profondità a cercare Pozzebon. Tiene palla Pozzebon, scambia con Bolzoni, cerchio centrale di centrocampo Amlili. A destra c'è Turi, chiede palla anche Brienza, Amlili preferisce però giocare ancora con Mattera. Nannini riesce a controllare il pallone, seppur con qualche difficoltà, conquista una rimessa laterale. La battuta per Mattera, ancora Nannini. Il cross di Nannini, però facile per la presa di Oliva. Santa Maria attaccato fallosamente da Bolzoni, il fallo del numero 36 del Bari, sempre molto abile questo giovane classe 99 Santa Maria. Ora è l'uso, l'intervento di Bolzoni conquistandosi un calcio di punizione. Pastore prova a staccare Zappacosta, l'intervento di Cesare, poi Floriano, parte palla al piede numero 7 del Bari, l'intervento pulito da parte di Marigliano, alimenta l'azione offensiva Mlili, sempre sulla sinistra per Floriano, Floriano punta il suo diretto avversario, prova a trovare spazio il numero 7 del Bari, ancora Floriano cade all'interno dell'area di rigore, tutto regolare secondo il direttore di gara, provato ad affondare in area di rigore Roberto Floriano, il contatto con Marigliano, non ha però neppure protestato il numero 7 del Bari su questo contatto con Marigliano all'interno dell'area di rigore. 5 i minuti al termine di questo primo tempo, Rotonda 0 Bari 0. Ora il colpo di testa di Flores, poi quello di De Stefano, ancora De Stefano per Ostuni. Il cross di Ostuni all'interno dell'area di rigore, facile la presa di Marfella, non si era inserito dalla parte opposta. Santa Maria è rimasto al limite dell'area di rigore, ha facilitato l'intervento del portiere del Bari Marfella. Ancora Santa Maria contro Turi, Turi con il sinistro in qualche modo spedisce il pallone in avanti, ci vorrebbe anche più precisione ora in fase di impostazione da parte dei calciatori del Bari per cercare di scardinare la difesa del Rotonda che ricordiamo si trova all'ultimo posto in classifica con 9 punti a dispetto dei 39 del Bari che comanda in solitaria il girone I di questo campionato di Serie D. Rimessa ora nella metà campo del Rotonda affidata a Turi, controlla con il petto il pallone
Bolzoni, le lo porta via Zappa Costa, ma c'è Mattera in anticipo su Flores. Avanza Mattera, scambia con Amlili. Amlili, la sventagliata dalla parte opposta sulla sinistra, servire Floriano, Floriano ancora contro Marigliano, le finte di Floriano, appoggio centrale per Brienza, il sinistro di Brienza ancora rimpallato però da Sillitti e riparte il Rotonda con questa combinazione tra Ostuni e De Stefano, la chiusura di Bolzoni, poi ancora Brienza, Floriano sempre sulla sinistra, Floriano contro Marigliano, la meglio il terzino destro del Rotonda e si distende la formazione di mister Baratto, a spazio a sinistra Santa Maria, preferisce però tenere palla ancora Nicolao, serve ora il numero 11 del Rotonda che va anche a commettere fallo su Piovanello, siamo al 42esimo, Rotonda 0 bari 0, ancora studio. Beh, stiamo assistendo sempre alla stessa, azione. Manca qualcosina davanti. Abbiamo la possibilità con Possebon, anche con Brienza, però manca sempre qualcosa nella parte finale. Ecco. Mm-hmm. Non stanno arrivando molti palloni, sì, anche sì. Gli attaccanti purtroppo. Cioè, sono distaccati, centrocampisti attaccanti, non stanno riuscendo e loro fanno il muro là dietro e poi ripartono, sì. E poi ripartono contro. Attenzione, in area di rigore Brienza, il destro di Brienza, la risposta di Oliva, pari vicino al gol del vantaggio, ci aveva provato Ciccio Brienza all'interno dell'area di rigore, ha calciato con il destro il capitano del Bari, neutralizzata la sua conclusione con i piedi da Oliva, molto bravo nella circostanza a neutralizzare la conclusione del capitano del Bari, azione che registriamo al 43esimo di questo primo tempo, il primo vero pericolo per la difesa del Rotonda portato dal capitano del Bari Ciccio Brienza, che con una finta si era liberato all'interno dell'area di rigore, poi non è riuscito però ad indirizzare il pallone in fondo al sacco grazie all'intervento decisivo di Oliva. Voi Gege, partita diciamo che manca poco per uscire il gol, però loro con questa ripartenza un pochettino più forte, diciamo, solo così può creare difficoltà. Ancora Brienza in area di rigore, Brienza va giù, rigore, calcio di rigore, rigore, calcio di rigore per il Bari, lo spunto ancora di Ciccio Brienza all'interno dell'area di rigore. Non ha avuto dubbi il direttore di gara, ha indicato subito il dischetto per questo fallo su Ciccio Brienza e calcio di rigore per il Bari, la possibilità di sbloccare questa partita quando siamo al 44esimo di questo primo tempo. Il pallone lo va a posizionare con cura proprio il numero 10, il capitano Ciccio Brienza, ha la possibilità anche di realizzare il suo primo gol con il nuovo Bari, Brienza contro Oliva. La concentrazione di Ciccio Brienza. Parte il sinistro di Brienza. Rotonda 0, Bari 1. Il primo gol con la maglia del Bari di Ciccio Brienza, che ora va ad esultare sotto la curva dei tifosi biancorossi. Si sblocca Ciccio Brienza. Finalmente un gol tanto atteso da tutta la tifoseria biancorossa, proprio al 45esimo. Rotonda 0, Bari 1 con il sinistro. Brienza non ha fallito dagli 11 metri, ha spiazzato Oliva e ha portato in vantaggio il Bari proprio allo scadere di questo primo tempo. Rotonda 0, Bari 1, il gol del capitano Ciccio Brienza. Voi. Si chiude in bellezza questo primo tempo, intanto lo stiamo rivedendo il gol. Parlava di Ciccio, quindi... porta fortuna, bello, bello. Ha spiazzato proprio il portiere. Dopo per lui un gol così, anche con la sua è arrivato finalmente. Il gol di Brienza. Sì. Benissimo. Bello. Beh, chiudere così proprio nel finale. È proprio nel finale, perfetto. Era la nostra portata. Eh sì, lo abbiamo visto, bastava soltanto trovare lo spazio giusto, finale, l'occasione giusta, sì, è arrivato il rigore poi il gol di Ciccio Brienza. Ora è tutto in salita, Gege, secondo te? Beh, speriamo, nel calcio non si sa mai, ma nel secondo tempo secondo me possiamo fare ancora di più.
pochettino, anche cambiare un pochettino questo modulo. Comunque va bene. Vediamo così, anche se non ci è che cambi, visto che sì, sì, sicuramente. Sì, sì, sì. A riscaldare altri, intanto ancora 0-0 tra Nocerino e Turris. Intanto al 90esimo Nocerino, dai, il meglio. Forse dai, Nocerino, aspettiamo forse la Nocerino al 96esimo. Ah, 96, dai, magari forse. Recupero. Torniamo da Cristian per questi ultimi istanti, vediamo quanto recupero ci sarà nel primo tempo. Sì, intanto ci segnalano che la Turris ha anche fallito un calcio di rigore contro la Nocerina ed è stato intanto anche ammonito il centrocampista del Bari, Amlili, un fallo su Zappacosta nella metà campo del Bari e calcio di punizione per il Rotonda. Rotonda 0, Bari 1. Il ritorno al gol con il Bari di Ciccio Prienza, primo gol in questa stagione, ma secondo questo calcio di punizione, il colpo di testa di Matera, ma c'è anche il fischio del direttore di gara. Finisce qui il primo tempo, Rotonda 0, Bari 1, decide il gol al 45esimo su calcio di rigore del capitano Ciccio Prienza. Voi. Grazie Cristian, noi ci stiamo appena adesso riprendendo, c'è Daniele Condotta che era lì tutto contento, sì, stava alzando per andare a battere questo rigore. Poi l'ho lasciato battere a lui, vabbè. Meglio. Meglio. Però non dire così, meglio. No, poi lui va pure a battere tu, non c'è problema. L'avrebbe battuto così? Insomma, sinistro o destro? Destro. Sempre destro. Ecco Ciccio Prienza, vedi? Va bene, noi ci prendiamo qualche istante di pausa, torniamo tra pochissimo per il secondo tempo di Rotonda Bari. E rieccoci in diretta, stiamo commentando e vivendo insieme questa vittoria del Bari al scadere del primo tempo su rigore. Ciccio Prienza ha segnato il suo primo gol in Serie D, noi siamo ancora molto molto contenti e speriamo che ne arrivino altri, no Giogè? Allora, intanto andiamo a leggere qualche messaggio che ci sta arrivando sulla diretta Facebook del TB Sport, dove vi invito ovviamente a scrivere, a raccontarci quello che magari state facendo. C'è Pasquale che ci scrive: Forza Bari dalla Romania, grande Gerson. E poi Nicola che scrive: segna Pozzebon, magari al secondo, perché no? Roberto ci scrive invece: San Nicola ringrazia San Ciccio. Ancora, grande Ciccio da Pietro. E poi arriva una domanda da Giulio che scrive, che ti chiede Gerson, ma Maiellaro lo metteresti tra i 10 giocatori italiani più forti? Senz'altro, è uno fantasista, no? È stato un giocatore sensazionale, è bello, ho avuto la fortuna di giocare insieme e poi veramente tanta qualità. Stiamo tornando un po' indietro nel tempo qui, tra João Paulo e Maiellaro, i nostri tifosi forse amano particolarmente quel Bari. E allora, torniamo da Cristian, vediamo che succede sugli spalti dello stadio Mimmo Rende di Acireale, dove si sta giocando Rotonda Bari. Sì Barbara, siamo in attesa dell'ingresso in campo delle squadre per il secondo tempo, Rotonda 0 Bari 1, decide il gol di Ciccio Prienza su calcio di rigore al 45esimo per un fallo di Chiavazzo sul capitano del Bari. A questo punto chiedo anche a te, a Gegé, a Daniele, se avete avuto modo di rivedere anche l'azione del calcio di rigore. Qui in tribuna ovviamente i tifosi locali hanno un po' protestato per il fischio del direttore di gara per questo calcio di rigore assegnato al Bari per il fallo di Chiavazzo su Ciccio Prienza. Sì, Daniele Condotta ha visto la VAR. No, scherziamo, no, Gegè, da quello che abbiamo rivisto il calcio di rigore c'era. Sicuramente, sei salto, era rigore. Meglio che così, non può stare. Non si discute, insomma, non si lamentassero. Rigore è quando arbitro fischia, quindi. Esatto, Daniele, esatto, è proprio così, quindi. Perché c'è del malumore lì? Beh, Cristian, tanto stai tu nel Beh, caso. Sì, all'indirizzo del direttore di gara, ovviamente, però problemi loro. Comunque a me in presa diretta sembrava assolutamente calcio di rigore per una comunque spinta di Chiavazzo sul capitano del Bari, quindi
La decisione mi appare comunque giusta, volevo capire se avete avuto comunque modo di rivederla in video per ovviamente avere maggiori certezze su questo calcio di rigore, che però, ripeto, a noi poco importa, l'importante è che il Bari abbia sbloccato il risultato con Ciccio Brienza. Senti Cristian, ma quanti sono, si sa, i tifosi biancorossi? Perché abbiamo visto la tribuna ed è bella piena. Sì, sono sempre fantastici i tifosi del Bari, saranno circa 400 qui al Mimorende di Castrovillari, anche perché quella la capienza a disposizione di tifosi biancorossi, altrimenti sarebbero arrivati in massa, perché sono sempre straordinari e anche oggi stanno vincendo la loro partita sugli spalti, quindi su questo non c'è nessun dubbio. Senti, come ha reagito mister Cornacchini al gol del capitano? Perché noi da qui ovviamente non l'abbiamo potuto vedere. è stata un po' una liberazione, perché è stato un primo tempo complicato per il Bari, ovviamente anche per l'atteggiamento molto aggressivo del Rotonda, quindi un gol come una liberazione, perché queste sono gare comunque sempre insidiose, arrivano anche prima quasi della sosta del campionato, può sempre ovviamente esserci un calo di attenzione, calo di tensione, dunque un gol preso come una liberazione da mister Cornacchini, poi gioia doppia perché ovviamente tutti attendevano questo primo gol con la maglia del Bari in Serie D del capitano Ciccio Brienza. Allora, intanto Cristian, per il momento dai risultati vediamo insomma che la Turris è ancora 0-0 contro la Nocerina, quindi al momento il Bari avrebbe allungato le distanze. Noi qui in studio c'è in particolare Giorgio Gerson che sta facendo il tifo per la Nocerina oggi più che per il Bari. Anche Daniele Condotta, sì, devo sì, dire sì, che sta facendo il tifo. Sì, infatti ringraziamo la regia, li stiamo vedendo proprio in questo momento i risultati parziali del ovviamente del girone I, che è quello che ci interessa, poi certo. Gli altri insomma ci interesserà poi dopo anche gli altri, certo Daniele, io li seguo tutti dalla A alla Z, sì, però diciamo questo in particolare, sì. Cristian, com'è lì l'ambiente, c'è aria di festa, raccontaci un po'. Beh, area di festa non direi, perché ti ho parlato comunque prima, Barbara, delle proteste dei tifosi di casa per questo calcio di rigore per il Bari e per Ciccio Brienza. Intanto è iniziato comunque il secondo tempo, squadra in campo con gli stessi effettivi, con il Bari in vantaggio per una rete a zero. Il Bari che attacca subito, lo fa al limite dell'area di rigore con Floriano. Attenzione, siamo sulla fascia sinistra, Floriano appoggio centrale per Brienza, è partito subito forte il Bari in questo secondo tempo sulla destra. Ora il pallone per Turi, il cross di Turi però irraggiungibile per Pozzebon. Dicevamo del clima, ovviamente pubblico di casa non contento, non c'era di festa, ovviamente Rotonda deve salvarsi, assoluto bisogno di punti salvezza e sogna di fare ovviamente il colpo contro il Bari, però ripeto anche sugli spalti stanno stravincendo la sfida. E non avevo dubbi su questo i tifosi biancorossi. Intanto la gara è iniziata da un minuto, il Rotonda a manovrare lo fa sul settore di sinistra in questo secondo tempo. Attenzione alla conclusione di Flores con l'intervento di Marfella, si era addormentata la difesa del Bari. Occhio, un'incomprensione tra Mattera e Di Cesare con il tentativo con il sinistro da parte di Flores, debole. Facile l'intervento per fortuna di Marfella, però Rotonda che si è reso pericoloso subito a inizio di questo secondo tempo. Ancora Bari il controllo con il tacco di Brienza all'interno dell'area di rigore, la chiusura di Silletti con Brienza che aveva provato con un colpo di tacco a liberarsi all'interno dell'area di rigore. Subito molto vivace questo secondo tempo, allora teniamo la linea perché il Bari attacca, lo fa ancora con Floriano all'interno dell'area di rigore, la chiusura di Zappacosta. Inizio vivace di questa ripresa, Rotonda 0, Bari 1 a voi. Vogliono far gol, Gegè? Sì, fa Floriano che vuole far gol. Cioè, anche perché Brienza ha fatto il suo primo gol, mo aspettiamo il centesimo di Floriano e siamo tutti contenti. Alla fine, cioè...
Può andare bene così. La Nocerina segna il 96, ma che vuoi di più? Cioè il quadro è perfetto. Daniele, ci hai dato una bella previsione. Devo... Una giornata così deve andare. Intanto continuate ancora a scriverci sulla pagina del TB Sport. C'è Marco che ci scrive: rigore inventato. Adesso l'arbitro farà di tutto per rimediare. Abbiamo due ammoniti in campo. Io toglierei Turi già ammonito. E poi ancora Donato scrive: ma quanto era forte il Bari di Gerson. Vito ci dice: saluta Gegè, Barbara, saluta Gegè da parte dei suoi ragazzi, gli allievi della Virtus Palese. Sì, perché tu alleni tutti questi ragazzi. Sì, un saluto a tutti. E anche perché, insomma, oggi siamo qui, sono un attore degli allievi, siamo i primi, tanto lavoro da fare. Sì, allora no, abbiamo forse qualche problema, però lo risolveremo sì, presto. Daniele, devi dire tu i fatti ora. Allora, io, lui allena nella virtù, comunque... Parlo per, comunque sono molto contento di allenare questa squadra. Fai la traduzione. Bello lavorare con... Va bene, ora lo risolviamo, torniamo da Cristian. Siamo al quarto minuto di questo secondo tempo, attacca il Rotonda sulla corsia di sinistra, la chiusura di Valerio Di Cesare, poi l'intervento di Ciccio Brienza, scambia con Mattera. Mattera esce, palla al piede, poi provano il servizio in verticale per Pozzebon. La chiusura di Pastore, ancora Pastore. Lungo lancio di Pastore a servire Flores, il colpo di testa di Flores per De Stefano. Ancora l'intervento di un ottimo Mattera, ancora a sventare la minaccia. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Rotonda. 5 i minuti in questo secondo tempo, Rotonda 0 Bari 1. Decide il calcio di rigore realizzato allo scadere del primo tempo. Intanto attenzione, il destro di Flores con il pallone che termina alto, ben distante dalla porta di Marfella, ma questa era un'altra grande occasione per il Rotonda. Provano a spiegarsi Di Cesare e Mattera, però ancora una volta Flores ha avuto l'occasione per pareggiare questa partita. Per nostra fortuna ha calciato malissimo il pallone che è terminato ben distante dalla porta difesa da Marfella, ma Flores ha fallito un gol comunque da una posizione favorevolissima per provare a pareggiare questa partita. Intanto sono pronti i due cambi nel Bari, sta entrando con la maglia numero 33 Langella e uscirà con la maglia numero 17 Piovanello, e poi fuori anche Turi con la maglia numero 98 e dentro con la maglia numero 30 Aloisi. Dunque Aloisi e Langella dentro, fuori Turi e Piovanello. Turi era uno dei due calciatori ammoniti nel primo tempo per il Bari, dunque saggiamente anche preferisce ora non correre rischi mister Cornacchini, sostituendo Nicola Turi in difficoltà nel primo tempo contro Santa Maria, e dunque nella scelta degli under anche per questioni di età. Ora a destra c'è Aloisi in difesa, mentre Langella andrà a rinforzare il reparto di centrocampo con Amlili e Bolzoni, tolto un esterno offensivo come Piovanello. Dunque Bari che ora giostrerà in campo con un 4-3-3 con Brienza, Pozzebon e Floriano in avanti, e poi Bolzoni davanti alla difesa con le due mezze ali che saranno Langella e Amlili. Dunque ridisegna il Bari mister Cornacchini con questo 4-3-3 quando siamo giunti al settimo di questo secondo tempo. E allora anche a voi da studio per le considerazioni a questi cambi di mister Cornacchini, anche a questo cambio di modulo con il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3. A voi. Abbiamo parlato poco fa, no, Gegè, di detto questi prima, perché cambi necessari. Adesso sono un po' più coperti il modulo, perché stiamo subendo molto lì sulla laterale del campo, quindi sul riparto adesso sono un po' più coperti. Mm-hmm. Avevo un po' la ragione, dai, speriamo bene.
Lo sa bene che puoi cambiare modulo tranquillamente perché abbiamo giocatori abbiamo che possono giocatori, adattarsi a tutto. Abbiamo giocatori, tanta cosa in panchina, poi si può cambiare. Questi cambiamenti è stato, no, secondo me, ce lo auspicavamo già da tenda, da ne stiamo parlando da un po' di un cambio modulo. Allora, visto che hai tradotto, Daniele, prima, Gegè, stavi salutando i tuoi ragazzi. Sì, sì, i ragazzi della Virtus. Stiamo facendo un bel lavoro lì con i ragazzi, oggi sono allenatori della Lievi, provinciale, siamo primi, tanto lavoro da fare, è importante che loro possano capire subito le nostre diciamo, esigenze ogni giorno che stiamo lì. E tanti saluti a tutti, perché anche con il nostro presidente Giuseppe Milella, nostri staff, è bello lavorare lì, stiamo facendo bene. Ne parlavamo anche prima, i ragazzi crescono. Stare lontano dal campo per te, è impossibile. Invece per te da che cosa è impossibile stare lontano? Dai video. Io... dalla telecamera? Dalla telecamera non tanto, perché cioè, io sono... fai tutto da solo, sì, più o meno? Sì. Di Lalla non ci svenire, per favore. Ogni tanto sveni qualcosa. Daniele, tu fai tutto da solo? Sì. Dall'occhio vigile del tuo smartphone? Come ti riprendi? No, facciamo... usiamo telecamera. Sì, che non ti volevo dar vinta, però sì, avevi azzeccato. Vabbè, sono donna, Daniele, appunto, devo averla vinta per forza. Per forza, hai ragione tu. Però altro che novantesimo qua, altro che supplementari. Andiamo da Cristian. Sì, 9 minuti sul cronometro in questo secondo tempo. Bari che conduce ancora per una rete a 0 qui al Mimorende di Castrovillari contro il Rotonda, grazie al gol su calcio di rigore di Ciccio Brienza. Intanto il break di Amelili, la ripartenza del Bari con Floriano, poi Langella, l'appoggio per Nannini, poi Bolzoni, ancora Amelili, il rimpallo favorisce l'intervento di Chiavazzo, poi Maragliano scende ad ampie falcate per vie centrali. Maragliano allarga sulla destra per Ostuni, poi De Stefano si porta il pallone sul sinistro, il pallone verso Flores, il colpo di testa, Langella attacca il Rotonda, ancora Chiavazzo, siamo ai 25 metri, carica il sinistro, Chiavazzo rimpallato da Bolzoni, sta provando ad attaccare comunque il Rotonda, lo fa ancora sulla corsia di sinistra con Pastore, l'ultimo a toccare il pallone e il neo entrato, il numero 30 Aloisi, rimessa laterale già battuta dal Rotonda, ancora Chiavazzo, ancora il sinistro rimpallato da Di Cesare, può ripartire il Bari sulla sinistra con Floriano, portapalla Floriano però perde il contrasto con Marigliano, insiste Rotonda, siamo ancora ai 25 metri nella metà campo del Bari. Marigliano sulla destra per Ostuni. Ostuni avvicina a sé De Stefano, preferisce un servizio per Santa Maria, numero di Santa Maria, aveva superato in dribbling Nannini, poi ha perso l'attimo Santa Maria, continua però a puntare il suo diretto avversario, scambia con De Stefano, il cross di De Stefano basso sul primo palo, la chiusura di Aloisi, poi Pozzebon lotta con due avversari, ancora Pozzebon, la rimessa laterale per il Rotonda, ancora aggressiva la formazione di mister Baratto, ultimo in classifica ma che oggi sta disputando davvero un buon match, vero è che è una formazione completamente diversa da quella che ha iniziato questo campionato, ha cambiato il tecnico con Baratto che ha preso la panchina della formazione il 4 dicembre, ma soprattutto sono arrivati 5 nuovi elementi in questo mercato di dicembre che hanno di fatto comunque rafforzato l'organico, intanto un sinistro dai 25 metri di Chiavazzo con il pallone che termina di pochissimo a lato, al 12esimo l'occasione per il pareggio del Rotonda, troppo spazio ai 25 metri per il numero 4 del Rotonda che ha caricato il sinistro, pallone che è terminata non distante dal palo della porta difesa da Marfella, pericolo ancora per il Bari con il Rotonda che ripetiamo sta dignitosamente tenendo il campo, provando a riequilibrare questa partita. Intanto c'è un altro cambio, uscirà con la maglia numero 10 il capitano Ciccio Brienza, l'autore del gol che sta decidendo sino a questo momento la partita, il primo con la maglia del Bari di Ciccio Brienza su calcio di rigore,
entrerà in campo con la maglia numero 11 Samuele Nelia. Non cambia nulla dal punto di vista tattico, Bari che continuerà a giocare con il 4-3-3 con Nelia che si andrà a posizionare sulla destra del tridente offensivo, composto poi da Floriano a sinistra, da Pozzebon come centravanti. Brienza ovviamente non al meglio da un punto di vista fisico, ha dato tutto in questi primi 50 minuti di partita, anche sbloccato questo match. E ora l'ingresso in campo di Samuele Nelia, sono 13 i minuti in questo secondo tempo, Rotonda 0, Bari 1, a voi. Un po' di sostanza, questi cambi, però troppi spazio lì a centrocampo. Abbiamo cambiato modulo, va benissimo, però bisogna accorciare un po' di più sull'uscita loro, perché loro adesso non vogliono spingere al massimo. E dobbiamo stare un po' più attenti lì sul riparto. Un po' anche perché si sta, Rotonda. Sì. Sta facendo una bella partita. L'ha detto anche Cristian, non sembra l'ultima in classifica, lo stanno dicendo anche i nostri tifosi sulla diretta del TV Sport, insomma, sembra davvero l'ultima in classifica. Con questa uscita di Ciccio, diciamo che lì sul reparto dobbiamo coprire un po' di più, ecco, dobbiamo avere una corsa in più. Daniele. Chiaramente non era anche al meglio Brienza, quindi giustamente non può fare 90 minuti. Facciamo riposare un po'. Facciamo riposare, basta. Tu sei riposato per questa staffetta? Sono pronto. Quando vuole il mister io entro. Sei pronto per entrare. Se serve, non ci perdo niente. Giuseppe, ma non lo possiamo far giocare con i tuoi ragazzi, lo farei, dobbiamo analizzare certe cose, ma io lo farei giocare. Facciamo un provino per farlo entrare nella scuola calcio. Sì, il problema è che mi fanno uscire subito. Mi fanno entrare ma mi fanno uscire. Dai, cercavo in qualche modo di avverare il tuo sogno. Poi la tua fidanzata si arrabbia se vai a giocare. No, quella vuole, che figura, il basket non stai a casa. Vai a giocare. H24. Ti molla così, quindi non si arrabbia. Perché quello è uno dei motivi di vita, immagino, sì, no? Sì, il calcetto è uno dei motivi peggiori di vita. Cioè, questa partita del calcetto è ogni volta bisogna sudare per avere anche la partita della domenica sera, del sabato sera. Quando vai a giocare tu o quando c'è la partita, attenzione. No, fuori gioco. O quando devi andare a giocare tu in settimana, oppure quando c'è la partita da seguire, la Champions League, la Coppa, ormai giocano ogni giorno. Quindi non c'è mai pace, insomma. Però per fortuna ci sono donne tifose, questa è la cosa bella, diventano sempre di più le donne a cui piace seguire e guardare il calcio. Torniamo da Cristian. Si attacca il Rotonda al limite dell'area di rigore del Bari, esce bene, palla al piede Bolzoni che ripropone l'azione offensiva della formazione di mister Cornacchini, può scendere sulla corsia di destra, Aloisi scambia con Nelia, tiene palla Nelia, osserva il piazzamento di Pozzebon all'interno dell'area di rigore, il cross è però fuori misura sia per Pozzebon che per Floriano, e allora è pronto ad entrare anche sul terreno di gioco Simeri, quindi fuori De Miro Pozzebon, dentro Simone Simeri. Non cambia nulla anche in questo caso tatticamente con Simeri che andrà a posizionarsi al centro dell'attacco al posto di De Miro Pozzebon. Straffetta tra attaccanti per mister Cornacchini, fuori Pozzebon, dentro Simone Simeri, il bomber sino a questo momento del Bari con 6 reti realizzate in questo campionato. Sono intanto 16 minuti sul cronometro, Rotonda 0 Bari 1. Rimessa dal fondo per la formazione di mister Baratto, ancora nessun cambio per l'allenatore del Rotonda che continua con gli stessi 11 del primo tempo, ben 4 cambi invece quelli effettuati in questa ripresa dal mister del Bari Cornacchini. Tanto proprio un contrasto tra Simeri e Chiavazzo, alla peggio il centrocampista del Rotonda, c'è anche il fischio del direttore di gara, calcio di punizione per il Rotonda, calcio di punizione che andrà a battere proprio Chiavazzo, il calciatore che ha concesso il calcio di rigore al Bari per un fallo sul capitano Ciccio Brienza. Tanto Pastore, pallone verso Santa Maria, Aloisi allontana male il pallone,
L'intervento però di Bolzoni sventa la minaccia, poi Simeri attacca bene la profondità sull'assist di Nelia, termina però in posizione di fuorigioco. Simeri, attaccante sempre molto abile ad attaccare la profondità su questo servizio in verticale in profondità di Samuele Nelia. Si è alzata bene la difesa del Rotonda. Ancora Bari però con Langella, cerchio centrale di centrocampo, Simeri, la sponda per Amlili, si apre a sinistra Floriano, il servizio di Amlili, Floriano in area di rigore, al limite dell'area di rigore viene anche trattenuto da Marigliano, ha lasciato proseguire il direttore di gara, aveva trovato lo spunto giusto, Floriano aveva saltato sul primo passo il numero 2 del Rotonda, poi però non è riuscito a proseguire nella sua azione perdendo il contatto con il pallone. Intanto Zappacosta allarga per De Stefano sulla corsia di destra, De Stefano contro Nannini, alla meglio difensore del Bari, ancora Bolzoni che ora fa da schermo davanti alla difesa, aiutato da Amlili a sinistra e da Langella a destra. Nel centrocampo a tre predisposto in questo secondo tempo da mister Cornacchini, intanto ancora Santa Maria chiuso da Luisi, rimessa laterale per il Rotonda, 18 i minuti sul cronometro, Rotonda 0 Bari 1. Insiste Santa Maria sulla sinistra, il cross di Santa Maria per De Stefano, la palla però era già uscita, rimessa dal fondo per il Bari. E allora quando siamo giunti al 19° di questo secondo tempo, il Bari continua a condurre per una rete a zero sul Rotonda grazie al gol di Ciccio Brienza. C'è ancora momentaneamente la linea allo studio, a voi. Allora, è un secondo tempo un po' diciamo un po' particolare, a parte che abbiamo cambiato il modulo. Però ci siamo, dai, fa anche gli altri giocare, quelli che hanno un po' diciamo la forza un pochino sulla gamba. Questi finali qua ha bisogno di gente che di sostanza per contrasta ancora un po' di più. Sì, qua quindi è stato per Floriano prima, Sì. Ha avuto la possibilità. Comunque mi piace questa idea. Bari in attacco, attenzione a Nelia, il destro di Nelia con il pallone che termina di pochissimo al lato, occasione per il raddoppio del Bari, diagonale chirurgico da parte di Samuele Nelia, pallone che è terminato di pochissimo al lato con il Bari vicino al raddoppio al 20° di questo secondo tempo, azione improvvisa nella formazione di mister Cornacchini, lungo lancio per Nelia che si era involato in solitaria contro la difesa del Rotondo, il suo diagonale terminato però di pochissimo al lato, a voi. Peccato. una bella azione, bisogna chiuderla quanto prima perché comunque sia questo partite che poi se non chiudi rischi alla fine di pareggiarla, quindi no, non lo diciamo. è un modo di esorcizzare che avvenga, insomma, però ripeto, ma ormai si sta ha cambiato molto, quindi si sta ricreando anche un po' la squadra tipo. Sì. Diciamo, sì. Quindi secondo me è questione di minuti, dai. E poi sono entrati anche anche una forza un po' più fresca. Si difende ancora il Bari, sempre sulla corsia di destra con Nelia, il cross di Nelia al centro dell'area di rigore per Amlili. Riesce a chiudersi in qualche modo la difesa del Rotonda, ora in difficoltà la formazione di casa. Aveva recuperato un buon pallone Langella a metà campo facendo ripartire velocemente l'azione del Bari, che poteva però sfruttare meglio l'occasione perché era anche in superiorità numerica, non è riuscito nell'ultimo passaggio Nelia per Simeri ed è sfumata l'occasione del raddoppio del Bari. Ancora voi. Sì, Daniele, ti ho interrotto prima. No, vabbè, tanto ovviamente non stavo dicendo niente di interessante, quindi non ti preoccupare. Non dire così, no, dai, non ti buttare. No, dicevamo che sono entrata insomma una forza un fresca. Po' più fresca. Simeri lì è un giocatore interessante. Cioè, crea molta più profondità. Molta profondità, cioè è uno che ci manca pure il gol, c'è la fame, quindi... Sì. Speriamo bene. Con Nelia e Floriano pure pare che c'è un'ottima intesa. Sì, facciamo il tipo un po' per Floriano. Certo. Dai, certo. Ma per noi può segnare anche il portiere, no? Basta che fanno gol. È quello. È la nocerina che segna il 96. Andiamo a vedere, a proposito, Daniele. Vedi? Controlliamo i risultati parziali del girone I di questa serie D.
1-1 tra Città di Messina e Igea Virtus, 0-0 tra Gela Calcio e Castrovilla, di sempre 0-0 tra Nocerino e Turris, 1-1 tra Palmese e Locri, 2-0 tra Portici e Acireale, stesso risultato 2-0 tra Roccella e Cittanovese e ancora 1-0 tra San Cataldese e Messina ed infine 1-0 tra Troina e Marsala, quindi ancora porte inviolate tra Nocerina e Turris, c'è cioè giustamente... Va benissimo, fuori gioco? Dice... No, è buona. Che è successo? Mo' l'ha fischiato. Ha fischiato all'ultimo, fuori gioco. Sì. Ah, ok, non mi fate agitare, che stavo leggendo, lì concentrata, eccoli i risultati parziali di questo... inizio di secondo tempo. Vado a leggere anche qualche messaggio. C'è Roberto che ci scrive: ma chi ha paura della Turris? E poi aggiunge: un avviso importante per il prossimo campionato, aumentiamo gli abbonati anche perché i De Laurentiis se lo meritano. E poi Michele: non sembra che Rotonda sia l'ultimo in classifica, non è il solito Bari. E Tony: la Turris non la temo proprio, siamo nettamente superiori. Chiude Michele con: siamo di passaggio, di ovviamente come la serie D. Sì. Non la temiamo, però insomma è per creare anche un po' di pathos, creiamo un po' di pathos, dai, movimentiamo sto campionato. No, cioè, fino a non è valido. Se no, dai. Però ci annoiamo, dai. No, torniamo da Christian. Calcio di punizione per il Rotonda, posizione leggermente decentrata sulla destra, c'è stato un fallo di Mattera su Flores, siamo ai 25 metri sul punto di battuta, c'è con la maglia numero 10 De Stefano, occasione questa importante per il Rotonda, calcio di punizione da posizione favorevole per il sinistro di De Stefano, ci sono 4 uomini in barriera per il Bari, parte il sinistro di De Stefano, pallone che termina in rete per il pareggio del Rotonda al 24esimo di questo secondo tempo, Rotonda 1, Bari 1, si è fatto sorprendere sul suo palo Marfella, ha beffato la barriera con questo tiro a giro De Stefano, molto bravo con questa traiettoria beffarda a superare Marfella, colpevole però in questo caso di essersi fatto beffare sul suo palo da questa punizione di De Stefano e dunque il Rotonda che pareggia questa partita quando siamo al 24esimo del secondo tempo, Rotonda 1, Bari 1, a voi. Non ci voleva, non ci voleva. Però ci hanno messo purtroppo in difficoltà, non siamo entrati con cattivi come primo tempo. Ma bisogna stare attenti lì, abbiamo cambiato modulo come ho detto, però sì, dobbiamo stare più attenti, è un peccato. Magari quello scossone che mo ti stimola a andare a cercare ancora di più la vittoria, perché magari ti rilassi, pensi di aver già vinto. Ma sono le partite che tu non puoi rilassare, tu devi stare con la concentrazione alta, non si può svalutare nessuno in questi momenti, è una cosa proprio... è incredibile, però ci crediamo, dai. Siamo una partita, dai. Anche la settimana europea, insomma, ci ha fatto vedere anche che tante ultime in classifica in questo in Champions anche calcio, hanno dato fastidio così, alle squadre più. Tu pensi che quella squadra non devi fare qualcosa, ci fa. È sempre così. Ma noi ci crediamo fino in fondo, ora bisogna aspettare altri gol, davvero manca ancora un po' di tempo, ce la possiamo fare, ce la faremo, Christian. E allora Cornacchini cambia, dentro Iada resta e fuori Floriano, dunque un centravanti di peso per mister Cornacchini nel tentativo ora di riportarsi in vantaggio con Iada Resta che andrà a far coppia lì in attacco con Simer. Intanto limite l'area di rigore, proprio il destro di Iada Resta, debole, ma Oliva ha difficoltà nel trattenere il pallone, ha provato ad avventarsi sulla sfera Langella, attacca il Bari, la mossa dunque subito di mister Cornacchini, in campo la forza fisica, i centimetri di Iada Resta al centro dell'area di rigore ora con Simeri, con Nellia che si è spostato sulla sinistra e con Langella che praticamente ora dovrà anche adattarsi al ruolo di
ala destra in una sorta di 4-4-2 ora predisposto da mister Cornacchini con Simile Iadaresta molto vicino in attacco, Neglia a sinistra e Langella sulla destra con Bolzoni e Amlili a presidiare la zona centrale. C'è stato anche un cambio nel rotondo, è uscito con la maglia numero 7 Zappacosta ed è entrato con la maglia numero 19 Valori. Un cambio dunque il primo per mister Baratto con il Rotonda che ha trovato il gol del pareggio con questa bella punizione di De Stefano che ha beffato il portiere del Bari Marfella, quinto gol subito in questo campionato per il Bari. Questa punizione gol di De Stefano che ha pareggiato la rete nel primo tempo di Ciccio Brienza su calcio di rigore. Dunque si complica la partita per il Bari che però ha ancora a disposizione quasi 20 minuti per provare a vincerla. Rotonda 1, Bari 1. Ora c'è stata una conclusione tentata da Simeri con il pallone che però si è spento sul fondo, nessun pericolo per Oliva che ora rimette in gioco il pallone, prova a staccare di testa Flores contro Amlili, c'è il fallo di Flores, si è appoggiato su Amlili, calcio di punizione per il Bari con mister Cornacchini che ora invita i suoi ad avanzare nella metà campo del Rotonda, lo fa ora sulla fascia destra Aloisi, si coordina per il cross Aloisi, pallone rimpallata, deviata da un difensore del Rotonda, rimessa laterale in zona d'attacco per il Bari. Bari che ora ovviamente proverà ovviamente a crossare ripetutamente all'interno dell'area di rigore per sfruttare la forza fisica, i centimetri di Iadaresta che può mettere in difficoltà il Rotonda con la sua fisicità. Intanto c'è un doppio cartellino giallo e dunque il rosso per il calciatore del Rotonda che terminerà dunque questa gara in 10 uomini quando siamo giunti alla mezz'ora di questo secondo tempo. Dunque non ha avuto dubbi il direttore di gara che è andato ad estrarre il doppio giallo per il calciatore del Rotonda, costretto ora a giocare in 10 questo ultimo quarto d'ora di partita. Espulso il numero 10 De Stefano che ingenuamente ha beccato due cartellini gialli nel giro di pochi minuti in occasione ovviamente del gol del vantaggio e per la sua esultanza il primo giallo da parte del direttore di gara e ora questo secondo giallo per questo fallo nella metà campo del Rotonda. Ingenuo nella circostanza il numero 10 del Rotonda e Bari che ora può sfruttare la superiorità numerica e può cercare anche ora di riprovarci su questo calcio di punizione nella metà campo del Rotonda. Siamo a circa 25 metri, posizione defilata sulla destra, un tentativo ovviamente di cross all'interno dell'area di rigore quando siamo giunti alla mezz'ora di questo secondo tempo. Si perde ancora qualche secondo con il direttore di gara che va a richiamare i calciatori all'interno dell'area di rigore su tutti i Simeri e Pastore, ma c'è anche un cambio per il Rotonde, sta per entrare in campo con la maglia numero 18 Orlando, fuori Flores, dunque fuori il centravanti uruguaiano Flores, dentro Orlando, prova ovviamente a rinforzare il reparto centrale mister Baratto, tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione. Amlili con il destro sul secondo palo per Di Cesare, poi il sinistro di Iadaresta, pallone rimpallato da Pastore che termina tra le braccia di Oliva. Ci ha provato il Bari, ci ha provato con la maglia numero 18 Iadaresta, il suo sinistro rimpallato da Pastore. 32 minuti sul cronometro, Rotonda 1, Bari 1, ma Rotonda in 10 uomini. Studio.
Sembrava gol. Ora lo rivediamo magari l'azione. Peccato per Iadaresta. Sono tante le cose che abbiamo commentato nel frattempo. A partire dall'espulsione di De Stefano, abbiamo detto ha fatto tutto da solo alla fine. Ha fatto gol, ha tolto la maglia, chiaramente. Ha fatto tutto da solo. Adesso dobbiamo stare un po' più... Adesso lo dobbiamo approfittare innanzitutto. Niente, che sì, è difficile quello. Devo pressionare un po' di più. Peccato anche per questo. Però il Bari ora si sta facendo sentire. Adesso dobbiamo sfruttare anche l'uomo in più. Bisogna adesso sfruttare l'occasione dei 10 uomini in campo per il Rotonda, e potrebbe essere il momento giusto per poter poi fare gol. Uscito Floriano. Sì, uscito Floriano, c'è Iadaresta, che è l'ultimo arrivato, un centravanti di peso, quello che insomma chiedeva anche mister Cornacchini per completare del tutto poi la rosa. Lì, sì. Torniamo da Cristian. Sì, rimessa laterale già battuta con il Bari che attacca, lo fa sulla destra con Aloisi, il cross di Aloisi per Iadaresta, il colpo di testa di Iadaresta, poi Simeri di testa, pallone che termina di poco al lato, ci prova il Bari ora con queste soluzioni aeree, sta mettendo in difficoltà Iadaresta con i suoi centimetri, la difesa del Rotonda ora su questo suo colpo di testa, si era avventato poi Simeri, sempre di testa, non è riuscito però il numero 9 del Bari ad indirizzare il pallone verso la porta, difesa da Oliva. Simeri lamentava anche una spinta da parte di Silletti all'interno dell'area di rigore. 34 minuti in questo secondo tempo, Rotonda 1, Bari 1. Ovviamente il Rotonda ora non ha nessuna fretta di rimettere in gioco il pallone che è stato recuperato addirittura da Simeri e riconsegnato ai calciatori del Rotonda con Pastore, Mattera, poi Di Cesare, a destra Luisi, avvicina a sé l'Angella, scende a Luisi, appoggio centrale per Amlili, si apre a sinistra Nannini, ancora Bolzoni, Neglia, il controllo di Neglia, attaccato da due avversari, ancora Nella, si porta il pallone sul destro, il cross per Iadaresta, la sponda di Iadaresta per Simeri, mischia all'interno dell'area di rigore, va giù Simeri che però ha commesso fallo proprio su Pastore e sfuma questa occasione ancora del Bari che ora cerca costantemente la testa di Iadaresta all'interno dell'area di rigore, abile sempre nella spizzata per i suoi compagni di reparto il numero 18 del Bari, Iadaresta, anche in questa circostanza stava per liberare Simeri proprio all'interno dell'area piccola dell'area di rigore. Bari che ci sta provando, Bari in superiorità numerica per l'espulsione di De Stefano, il calciatore che aveva portato il Rotonda sull'1-1 con un pregevole calcio di punizione. Il Bari si era portato in vantaggio grazie al gol nel primo tempo, a fine primo tempo, su rigore di Ciccio Brienza. Ma seguiamo ancora il Rotonda che attacca, lo fa sulla corsia di sinistra con Valori per Ostuni, ancora Rotonda in area di rigore con questo tentativo sulla sinistra di Santa Maria, pallone che è terminato però direttamente sul fondo. Interessante questa azione del Rotonda, e ora Bari che deve ripartire, lo fa con i propri difensori, lo fa con Mattera, Bolzoni, Amlili, Langella, il cross di Langella per Simeri, in area di rigore Simeri non riesce ad addomesticare il pallone, occasione che sfuma per il Bari con Simeri che aveva davvero una buona chance per mettere giù quel pallone, provare a battere Oliva, certo non era facile su questa traiettoria tesa da destra da parte di Langella, però poteva sicuramente far meglio il numero 9 del Bari. Intanto ammonito Oliva per perdita di tempo, il portiere del Rotonda, risultato che resta bloccato sull'1-1 quando siamo al 36esimo di questo secondo tempo. Ricordiamo Bari in superiorità numerica dalla mezz'ora per l'espulsione di De Stefano. Ancora Simeri, il palleggio di Simeri, la chiusura di Pastore.
poi Santa Maria va a contendere un pallone aereo a Mattera, la meglio Mattera, Bolzoni, Nelia perde il contrasto con Marigliano prova poi a servire ancora Santa Maria, c'è in netto anticipo Mattera, Amlili, Bari ora che sta provando a presidiare la metà campo del Rotonda con Aloisi e Langella che manovrano sulla corsia di destra, poi ancora Amlili, alza la testa Amlili, il cross verso Iadaressa, la sponda Iadaressa per Simeri, no! La risposta di Oliva che evita il raddoppio del Bari, parata d'istinto di Oliva che ha neutralizzato il colpo di testa di Simeri, ma Bari vicinissima al gol del 2-1. Ora in grande difficoltà la difesa del Rotonda sul gioco aereo del Bari e soprattutto sui centimetri di Iadaressa, le prende tutte lui, Nelia, cross sul primo palo, la chiusura di Pastore, può ripartire Santa Maria, duello con Aloisi, alla meglio Santa Maria, il numero del numero 11 del Rotonda che continua a tenere palla, chiuso da due avversari, va giù Santa Maria, si continua a giocare, Nelia, ancora Bari, avanza Amlili, a destra ancora Valerio Di Cesare, in proiezione offensiva di Cesare sulla destra, le finte di Cesare, in area di rigore, il sinistro di Di Cesare, il vantaggio del Bari, gol pazzesco di Di Cesare con il sinistro. Palla nel 7, Rotonda 1, Bari 2, quarta rete stagionale di Valerio Di Cesare, ma che gol quello del difensore del Bari, un gol da centravanti, quello di Di Cesare che da destra si è portato il pallone sul sinistro, ha scaraventato un tiro imparabile per Oliva, pallone nel 7, Rotonda 1, Bari 2, Bari che si riporta in vantaggio al 38esimo di questo secondo tempo. Rotonda 1, Bari 2, tutti a far festa sotto la curva dei tifosi del Bari, un gol bellissimo quello di Valerio Di Cesare che ha portato in vantaggio il Bari. Rotonda 1, Bari 2, studio. Io non posso che confermare il fatto che RadioBari.gol porte fortuna, non c'è storia, bello, ragazzi, bello, Di Cesare è venuto ospite ieri, tra l'altro aveva già fatto gol, avevamo già anticipato che sarebbe venuto, e bravo Di Cesare, siamo contenti E parlavamo pure di quello che poteva fatto fare, che gol, difensori possono fare gol. Sì. Mamma mia, che gol ha fatto. È bello, Veramente bello. Peccato per Iadaressa, magari. Abbiamo avuto un'occasione prima perché l'ho fatto, visto un miracolo il portiere, incredibile. Il portiere del Rotonda. Ottimo. Però un gran bel gol quello di Valerio Di Cesare. Sembrava più teso addosso. Sembrava più tranquilli adesso. Ci sentiamo un po' più leggeri. Torniamo da Cristian. Sì, Rotonda 1, Bari 2, che gol! Quello di Valerio Di Cesare, sommerso poi dall'abbraccio dei suoi compagni, si è alzata tutta la panchina per andare a festeggiare sotto la curva dei tifosi del Bari. Non lo ha fatto solo mister Corracchini che ha preferito esultare sul posto, però tutti gli altri davvero si sono alzati e sono andati ad abbracciare Valerio Di Cesare sotto la curva dei tifosi del Bari. Una bella immagine, una bella esultanza a testimoniare davvero l'importanza del gol segnato da Valerio Di Cesare che ha portato in vantaggio il Bari qui a Castrovillari contro il Rotonda quando mancano 5 minuti al 90esimo. Rotonda 1, Bari 2, Brienza, De Stefano e poi il gran gol di Valerio Di Cesare per il vantaggio del Bari. Tanto Aloisi prova un servizio in verticale per Nelia che chiedeva però il pallone tra i piedi, rimessa per il Rotonda, Bari anche in superiorità numerica per l'espulsione, per doppia ammonizione di De Stefano. Quarto gol stagionale per Valerio Di Cesare, sempre più bomber anche di questa squadra, non solo difensore, elemento importantissimo per mister Cornacchini. Ha segnato però davvero un gol stupendo Valerio Di Cesare, portandosi il pallone dal destro al sinistro, scaraventando un tiro imparabile per Oliva. Intanto c'è una rimessa per
il Rotonda che effettua anche un altro cambio con la maglia numero 17. Entra Talia e fuori con la maglia numero 6 Pastore. No, si tratta del numero 8 Ostuni, quindi non Pastore ma Ostuni a lasciare il terreno di gioco per Talia. Un 98, uno degli arrivi del mercato di dicembre, un attaccante, un esterno offensivo e dunque fuori un centrocampista per un esterno offensivo per mister Baratto, che prova ormai a giocarsi forse l'ultima carta per provare a riequilibrare questa partita. Rotonda 1, Bari 2 quando mancano 3 minuti al 90esimo. Decide il gol di Valerio Di Cesare. Ora Mattera spedisce un pallone in avanti, vediamo se Simeri riesce a metterlo giù. Non è facile il controllo di Simeri, riporta via il pallone Silletti, prova poi a raggiungere il pallone Santa Maria. La chiusura di Aloisi, si continua a giocare, poi c'è un fischio del direttore di gara. Vediamo quale sarà anche la decisione del direttore di gara. Si tratta di una rimessa laterale per il Rotonda con Chiavazzo in posizione centrale, allarga sulla destra per Marigliano. Marigliano costretto al retropassaggio verso Pastore, lunga battuta di Pastore verso Santa Maria, la chiusura di Mattera, l'ultimo a toccare il pallone è stato proprio un giocatore del Rotonda. Rimessa laterale per il Bari con ovviamente ora assoluta tranquillità alla battuta, ci va Nannini con una sciarpata ora dei tifosi biancorossi presenti qui allo stadio Mimmo Rende di Castrovillari. Bari che ha riconquistato il pallone, lo fa con Simeri, siamo nella metà campo del Rotonda. Simeri fa tutto da solo, allarga sulla destra per Aloisi, si coordina per il cross Aloisi, affonda Aloisi, il traversone basso per Simeri e Iadaresta, la chiusura di Pastore, chiedeva un pallone alto Iadaresta, ha provato un traversone basso Aloisi, l'anticipo di Pastore su Simeri, ma il pallone resta tra i piedi dei giocatori del Bari, lo rispedisce in avanti Bolzoni, ancora per Iadaresta, importante l'ingresso in campo di Iadaresta che con i suoi centimetri, la sua forza fisica ha messo in costante difficoltà la difesa del Rotonda. Rotonda che però attacca anche in inferiorità numerica sulla sinistra, sempre con il solito Santa Maria, la chiusura di Aloisi, ancora Iadaresta, allarga sulla sinistra per Neglia, c'è l'anticipo su Neglia di Marigliano, alimenta l'azione offensiva, ancora Nannini, Neglia, siamo sulla sinistra, Neglia, entra in area di rigore, il cross per Simeri, la chiusura ancora di Nicolao e Bari che non riesce a sfruttare l'azione per portare a tre le marcature, c'è anche ora un fischio del direttore di gara, calcio di punizione per il Rotonda, mancano 20 secondi al 90esimo, Rotonda 1, Bari 2, decide il gol al 39esimo di Valerio Di Cesare con il Rotonda che ci prova e lo fa sulla fascia sinistra. Santa Maria prova a saltare due avversari, entra in area di rigore, poi non si intende con il suo compagno d'attacco e sfuma questa azione per il Rotonda. Siamo entrati nel recupero, però siamo ancora in attesa della segnalazione dei minuti, siamo comunque oltre il 90esimo con il Bari in vantaggio per 2-1 qui sul campo del Rotonda. Bari vicino alla sesta vittoria consecutiva, marcia da record per il Bari di mister Cornacchini, sono 4 i minuti di recupero, dunque sta per trascorrere il primo dei 4 minuti di recupero. Teniamo ovviamente la linea per seguire in diretta questa fase finale di Rotonda Bari. Bari in vantaggio per 2-1 che ora manovra, lo fa all'altezza della linea mediana del campo con Simeri, secondo il direttore di gara è stato lo stesso attaccante del Bari a commettere fallo su Pastore. Punizione per il Rotonda che ora prova a riversarsi
con tutti i suoi effettivi al limite dell'area di rigore del Bari nel tentativo di sfruttare questo calcio di punizione. Sul pallone c'è il numero 4 Chiavazzo, la battuta con il sinistro di Chiavazzo, il colpo di testa di Mattera con il Bari che vuole ripartire, lo fa con Simeri. Simeri, poi Iadaresta prova a servire Amlili, Amlili per Neglia, attenzione alla ripartenza del Bari in area di rigore. Neglia controlla il pallone con il sinistro, Neglia l'appoggio per Amlili, la conclusione di Amlili la colpisce male. Amlili, era quasi un rigore in movimento per Amlili, forse gli è rimbalzata male la palla proprio al momento dell'impatto e sfuma l'occasione per il Bari con Amlili per il 3-1. Siamo già dalla parte opposta con questo attacco da parte dell'attaccante del Rotonda Talia. C'è stato però anche il fischio del direttore di gara, posizione irregolare e calcio di punizione per il Bari. Bari che ha sprecato l'azione per il 3-1 con Amlili al centro dell'area di rigore, ha sparato sul fondo da ottima posizione su preciso assist di Neglia. Siamo entrati nel terzo dei 4 minuti di recupero. Neglia, il controllo pregevole con il petto di Neglia, ancora Neglia prova a tenerla nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, si trascina però oltre alla linea laterale, rimessa per il Rotonda, c'è Marigliano, poi Bolzoni, Amlili prova a congelare il pallone, il gioco, il Bari con Bolzoni che per ora non lo controlla con il sinistro e regala ancora una rimessa laterale per il Rotonda che sta per effettuare un altro cambio, sta per entrare con la maglia numero 15 Capristo, fuori Chiavazzo, dunque un attaccante per un centrocampista, prova davvero a giocarsi l'ultimissima carta mister Baratto con un Rotonda sotto per una rete a due qui al Rende di Castrovillari, sotto anche di un uomo per l'espulsione di De Stefano quando mancano 30 secondi alla fine dei 4 minuti decretati dal direttore di gara, con Iadaresta che ora non riesce a servire Neglia e concede ancora una rimessa laterale al Rotonda. Pastore con le mani, lunga a cercare proprio il neo entrato, intanto Iadaresta per Simeri, riparte il Bari, Neglia, siamo nella metà campo del Rotonda, Neglia, il destro rimpallato, ancora Neglia, Neglia prova a fare tutto da solo, il numero 11 del Bari, poi Bolzoni, si lotta ancora a centrocampo, va giù Bolzoni, si continua a giocare, sono scaduti 4 minuti recupero, pallone per Neglia, posizione regolare, ci prova ancora il Bari, Neglia in area di rigore, il destro di Neglia per Simeri, il colpo di testa provato da Simeri, la palla resta all'interno dell'area di rigore, spazzata dai difensori del Rotonda che ripartono, lo fanno con Capristo, rimessa laterale, siamo nel quinto minuto di recupero, si continua a giocare, ancora Capristo, appoggio centrale non controllato da Talia e allora Bari che può ripartire ancora con Neglia, Neglia per Simeri, posizione regolare, Simeri contro Pastore, alla meglio Simeri, avanza Simeri, poi fermato però dal direttore di gara per una posizione di fuorigioco, Simeri aveva anticipato Pastore, si continua a giocare, ancora un lancio lungo, sono 50 i minuti sul cronometro, Amlili, e c'è anche il fischio finale del direttore di gara, finisce qui la gara del Mimmo Rende, Rotonda 1, Bari 2, decidono le reti di Brienza nel primo tempo e poi lo splendido gol di Di Cesare nella ripresa, momentaneo il pareggio di De Stefano su calcio di punizione, può far festa il Bari, possono far festa i propri tifosi, il Bari continua la propria volata in testa alla classifica, sesta vittoria consecutiva, Bari che sale a quota 42 punti a un girone, a una giornata dalla fine del girone di andata, una marcia da record per la formazione di mister Cornacchini. A voi studio, a tra poco con le voci dei protagonisti. E qui in studio abbiamo tirato un sospiro di sollievo, c'era Gege Gerson che non ce la faceva più, sembrava 40 minuti, non 4. Sembrava che in questi 4 minuti sembrava una cosa d'altro mondo. Forse è una far chi segna vince, forse devono ripartire con, non lo so. Non...
E poi l'importante abbiamo, che è andata, dai. Abbiamo... Il golden goal, sai, come c'era una volta. Invece no, invece c'è stata la vittoria del Bari, dei due ex biancorossi, dei due che hanno deciso poi di non mollare la maglia biancorossa, ovvero Brienza e Di Cesare. 2-1 questo risultato finale tra Rotonda e Bari, o meglio sarebbe dire 1-2. Noi ci troviamo tra pochissimo con il 91esimo minuto.